Eccoci, buonasera Giuseppe. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dei Quaderni Bonelliani. Abbiamo tanti graditissimi ospiti stasera. Stiamo Qua. per presentarveli. Stasera storia di confine, quindi è il titolo della puntata di oggi, perché abbiamo gli autori Mauro Zeno e Giovanni Masi, che sono i creatori di questo mondo legato al confine. E confine è anche quello che viene infranto nel nome dell'avventura tra Zagor e Flash. Quindi diamo il benvenuto a Giovanni Masi, Mauro Zeo e Davide Buonasera. Sorrento. Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ecco qua. Ciao a tutti, bentrovati ragazzi e grazie di essere accorsi a questo nostro incontro con questo appuntamento. Quindi ben arrivati a tutti. Grazie, grazie davvero. Eccoci. Allora, stasera volevamo introdurre con un lungo pistolotto, visto che noi abbiamo questi quaderni bonelliani e periodicamente parliamo di tutte le uscite Bonelli, sugli 80 anni della casa editrice. Ma visto che volevamo fare un lungo excursus che durava 3 ore, ve lo risparmiamo e passiamo direttamente all'argomento odierno. Avremo tempo. Avremo tempo comunque nell'arco, nei prossimi 80 anni. Concentrarci sugli ultimi 20 minuti. Esatto, Va bene così. potrebbe essere interessante. No, comunque, insomma, a fine 2020 c'è stata questa pubblicazione dell'albo che è una sorta di, possiamo dirlo, un prologo, possiamo dire che, diciamo, è da dove poi partirà la storia, diciamo, reale in cui si incontreranno questi due personaggi. Diciamo, sono 20 pagine che, quando le abbiamo lette con Francesco, abbiamo detto dobbiamo fare una puntata su questo, perché sicuramente abbiamo talmente tante di quelle cose da commentare con tutti quanti, e non solo con gli sceneggiatori, ma fortunatamente anche con il disegnatore. Siamo contentissimi di avere anche Davide con noi, perché almeno, insomma, possiamo scandagliare un po' questa storia da cima a fondo. Ma quindi partiamo dall'inizio. Come è nata questo incontro tra Zagor e Flash e come poi si è articolata la parte, diciamo, grafica? Quindi così vi si include tutti e tre. Beh, diciamo che innanzitutto una cosa che credo sia molto interessante dirvi è che noi abbiamo saputo di questo incontro tra Flash e Zagor esattamente come tutti gli altri, cioè eravamo a Lucca al keynote della Sergio Bonelli Editore e a un certo punto spunta questa JPEG che annunciava semplicemente con il fulmine e il simbolo dell'aquila sul petto di Zagor. Noi ci siamo guardati. E un po' l'espressione quella del ma che davvero no? Che poi è arrivata anche nel lettore, cioè l'abbiamo proprio vissuta da lettore perché noi non eravamo ancora stati minimamente coinvolti nel crossover, nessuno dei tre. C'è da dire che io e Giovanni, che eravamo credo seduti vicino addirittura a quel keynote, perché era il keynote in cui presentavamo il confine, il portfolio del confine, ci siamo guardati e ci siamo detti una cosa tipo: tu lo sapevi? No, tu neanche. E la volontà però immediata è stata: chi hanno coinvolto? Cioè, chi lo scrive? Chi lo disegna? Perché di colpo partiva il toto, chi hanno chiamato al posto nostro, quando noi evidentemente eravamo quelli che lo dovevano scrivere, no? Cioè perché ci avrebbe divertito tantissimo anche solo l'idea, però all'inizio noi non ne sapevamo niente, Che poi finché eravate anche poco indaffarati in quel momento. no, eravamo incasinatissimi, ma io lo ammetto candidamente, io avrei rosicato qualunque altra persona lo avesse scritto o raccontato al posto nostro, perché era evidente che uno si aspetta comunque degli autori che ogni mese realizzano Zagor e lo realizzano bene portando avanti la tradizione di Sergio Bonelli. Però un gioco del genere è talmente divertente che io immagino che ogni autore si diverte a raccontare una cosa del genere. Quindi noi per primi ci chiedevamo chissà chi fossero, finché un giorno non ci è arrivata una certa telefonata e lascio la palla a te.
al mio socio. Quindi però no, dopo la, Luca la... è arrivata questa telefonata? Sì. Dopo Luca. Perché, perché l'organizzazione del crossover di un crossover del genere non è semplicissima amministrativamente parlando, ma quello non ci compete, grazie a Dio, quindi non era un nostro problema. Dopo un po' ci arriva una telefonata, io ancora me la ricordo, stavo fuori scuola, stavo prendendo il piccolo, e a un certo punto mi arriva questa telefonata di Michele Masiero, e faccio: Michele, come va? Tutto a posto? Mi fa: certo, tutto a posto. Gio, senti, ti devo chiedere una cosa. E io faccio: dimmi, che ne sai di Flash? Io faccio: ah. E lui fa: fine della telefonata. Così ho scoperto che abbiamo fatto. No, fatte gli scherzi. È stata una cosa divertentissima, perché non ce l'aspettavamo, per quanto ci sarebbe piaciuto da matti, e molto del nostro lavoro in Bonelli è lavorare sulle, al di là del confine, sulle proprietà multimediali della casa editrice, ok? Avevamo già iniziato a lavorare tanto con loro da questo punto di vista, sia col confine, sia con altre cose, insomma, che poi sono già uscite, quindi si sa, insomma, quello che abbiamo fatto da Danfira a Dragonero. L'idea di poter fare il crossover tra questi due personaggi era una cosa particolarmente interessante. E credo che Michele mi abbia chiesto questa cosa di Flash, perché tanto Di Mauro si sa che è un grande fan di Zagoro. Quindi Michele voleva sapere se l'altro qualcosa ne sapesse dei supereroi. Caso vuole che io leggo Flash dall'86-85, l'ho letto a pezzi in poi, però fondamentalmente seguito sempre. Quindi no, è stata particolare come cosa, ed è stata anche estremamente divertente. Poi quando, in realtà non abbiamo accettato subito, la prima cosa che abbiamo detto con Mauro era: troviamo un'idea forte che possa funzionare. E quindi quando abbiamo trovato l'idea forte che potesse funzionare, che poi è stata sottoposta alla casa editrice, alle due case editrice, perché poi lì non parli con una redazione sola, perché giustamente sono due personaggi di due case editrici diversi, e poi da lì, insomma, abbiamo... Per Flash si parla direttamente con la DC in America, non con la controparte italiana? No, okay. Sì, anche con Panini. Però ovviamente sì, tutte le approvazioni partono dall'America, perché il personaggio è loro. Però non era ancora Panini. No, all'epoca no. Noi consegniamo regolarmente in Bonelli, e ogni passaggio di cura e poi anche di revisione sui disegni, sui colori, passa comunque anche per DC, perché comunque, come vedete dalla copertina del volume, dell'albetto, al momento ci sono i loghi delle due case editrici affiancate. Quindi è un prodotto totalmente, siccome lo specifico solo perché ho letto che dei lettori lo hanno chiesto online, è assolutamente il Flash del canone, il Flash canonico, è il Flash che ogni mese esce in edicola, in libreria. Uscirà anche in America questa storia? Guarda, ti dico una cosa, sulle uscite editoriali noi non abbiamo molto il polso, nel senso che noi, ti dico obiettivamente, noi non sapevamo neanche quando sarebbe stata annunciata la versione da edicola dell'albetto numero zero, che in un modo o nell'altro è stata liccata, dico tra virgolette, oggi, perché è sul catalogo Mani Comics di marzo. Quindi noi oggi abbiamo saputo che la versione da edicola uscirà a marzo, ma questo perché diciamo, in Bonelli c'è questa cosa che io apprezzo tantissimo, ossia che ognuno sa fare il suo lavoro e ognuno si preoccupa di lavorare bene il suo lavoro in una staffetta continua in cui ci si passa il testimone, no? Per cui noi, io, Giovanni, Davide, siamo completamente aggiornati sull'aspetto contenutistico del lavoro, ma poi come invece è gestita la pubblicazione è un qualcosa che comunque compete a altre persone. Quindi al momento non ti sappiamo dire quando e come uscirà in America, esattamente come non sapevamo quando e come sarebbe uscito in Italia. Noi, il nostro lavoro è quello di realizzare la migliore storia possibile, i migliori disegni possibili, i migliori colori possibili, e poi il resto lo fanno le case editrici in base anche ad accordi tra di loro. Il progetto cosa prevede? In che senso? Come sarà come sarà strutturata la storia? Saranno più albi? Quanti albi saranno? Come verranno cadenzati, ovviamente,
è quello che ha risposto adesso Mauro, non vi compete né lo saprete probabilmente finché non avverrà, però l'idea della storia di quanto si allunga, o il formato più o meno credo che lo sappiate. Sì. Allora, sì, quello sì, però non te lo possiamo dire. No, a parte gli scherzi. Sarà, Lo credo. chiedo a Davide adesso. Allora, 8.000 pagine. Siamo a pagina 6. pagina, non lo so, quella che ha finito Davide adesso, poi fine così, quello che c'è, c'è. No, ci fate una domanda un po' complicata perché il mondo dell'editoria è un attimo in subbuglio in questo periodo, anche per colpa di una certa pandemia. Quindi quello che posso dirti è che credo che usciremo in un volume grande, sicuramente, visto anche le tavole splendide di Davide, ma non so poi se come, perché, come ci svilupperemo, ok? Sullo zero era più facile perché sullo zero c'era stato quello di Dylan, quindi sapevamo che quello era il formato che la casa editrice voleva mantenere per ovvie motivazioni di cosa. Quando, insomma, stiamo lavorando su un formato abbastanza grande e poi vediamo, insomma, esattamente come uscirà, anche perché qua cambia tutto ogni 5 minuti, ma con tutta la buona Infatti, volontà. quello che possiamo dirvi è che la storia è bella grossa, è una Sì, storia no, grossa. ecco, sì, è una storia grande. E io e Giovanni siamo talmente due psicopatici che comunque in ogni caso, visto che poi magari approfondiamo il discorso più avanti, ma abbiamo tenuto conto delle caratteristiche editoriali delle due case editrici, come avrete notato, cioè, nel fumetto i personaggi parlano anche i rispettivi linguaggi editoriali, cioè per farvi un esempio, Zagor pensa in Bakun di pensiero, Flash pensa in didascalie, no? Come nelle loro rispettive regole editoriali. Noi abbiamo fatto questa cosa per cui la storia non sappiamo ancora come uscirà, in che formato, se sarà prima in volume, se sarà una mini, eccetera, però noi l'abbiamo tutta divisa in blocchi narrativi di 20 pagine, come nei fumetti americani, così Ok. se la pubblicazione americana poi sarà in albetti da 20 pagine, come esce regolarmente Flash, ci sono proprio i colpi di scena ogni 20 e le chiusure ogni 20. Oh, e avete anche un disegnatore che, guarda caso, io credo abbia fatto qualcosa in America, però non ne sono sicuro. No, io però volevo dire, allora, scherzi a parte, Un perché po' ora di cose le ho abbiamo fatte, poi sì, qualcosina. Abbiamo detto come siete stati coinvolti voi, ma adesso vogliamo sapere se è Magari. coinvolto Davide. Ma la stessa cosa, nel senso, solo che non c'è stata la telefonata perché quel giorno ero in redazione, quindi allora, Raccomandato. raccomandato, siccome vivo a Milano, c'è anche questa regola scritta che in redazione ti vogliono vedere. Quindi hanno, almeno quando non eravamo sotto l'influsso della pandemia, era anche una cosa, insomma, di educazione, no? Anziché spedire le cose, andare poi in redazione a consegnare poi le tavole, insomma, comunque tutto quanto. Quindi le condizioni ci passa i giorni e le notti in quella redazione. Scusami, aspetta, non ho I cipollelli a capito. Milano sono una roba meravigliosa. Sì, assolutamente. Ma semplicemente per prendersi il famoso caffè. Quindi vai, ti prendi il caffè, consegni le tavole e poi torni a casa. E boh, mi pare Senti Davide, fosse cosa stavi stato. consegnando in quel periodo? Cioè, stavi lavorando su No, qualcos'altro? stavo lavorando su K11. Ah, ok. Quindi è, insomma, più o meno anche questo ha tempi abbastanza recenti, non troppo, però neanche lontani, insomma. Quindi ho consegnato le tavole, sono passato poi a salutare Michele Masiero e mi ha fermato, mi ha detto: senti un po', quella è la stessa cosa. Cosa Senti sai di un po', Flash? Ok. cosa sai di Flash? Gli ho detto: ma qualcosina la so, l'ho disegnato, eccoci. Ti andrebbe di? E gli ho detto: volentieri. Quindi poi abbiamo più che altro calcolato i tempi, perché io poi stavo, adesso non mi ricordo esattamente com'era proprio tutta la parte della cronistoria, però ero in mezzo a una consegna di K11, quindi ho detto, beh, quando finiamo possiamo intraprendere il lavoro. E infatti una volta che poi ho concluso K11 siamo Ma partiti. soprattutto, quando hai saputo che i tuoi scrittori sarebbero stati Giovanni e Mauro? Nel senso, quello, nel senso, nel momento in cui ti sei accorto che sarebbero stati loro, non so se avete già
Abbiamo parlato, cioè ci siamo incontrati, ne abbiamo discusso a Lucca, dietro lo stand in cui in realtà ci siamo scambiati due o tre idee, loro mi hanno raccontato la storia, mi hanno dato più o meno insomma, l'intenzione che volevano avere sul personaggio, che poi è, in grandi linee, quella che ho dato io, ma che vedevo io poi nel personaggio, e quindi direi che tutto è filato abbastanza liscio e veloce, insomma, senza grandi riunioni, robe, insomma, tutto è stato molto, molto naturale e molto veloce, insomma. La domanda che faccio a te tre è... Francesco, mi permetto una cosa, di un vero lettore che non sa neanche Davide a questo punto. E quando è uscito il suo nome, no, nella lavorazione del fumetto... Allora, in Bonelli c'è una regola non scritta, ma che comunque... Su tutte le regole. È una regola che è quella che tu non devi rompere le scatole a disegnatori che stanno già lavorando su altre testate, che comunque stanno lì al lavoro e tu non devi andare lì a rompere le scatole. Quindi noi il nome di Davide non lo facevamo perché comunque sapevamo che era impegnato in K11, però ora obiettivamente, no? Volevamo un disegnatore bonelliano, cioè la richiesta era proprio quella di un disegnatore che lavorasse in Bonelli, perché era la Bonelli che produceva comunque questo album, proprio dal punto di vista realizzativo. E noi in Bonelli ci avevamo un disegnatore che aveva già fatto Flash, perché gli italiani che hanno fatto Flash sono Carmine di Giandomenico e Davide, ma mentre la collaborazione di Carmine con la Bonelli è stata quasi sempre solo da guest star, no? Copertine, un 30 pagine per un color, così quasi sempre trattato da autore ospite. Davide con noi aveva già fatto, faceva K11, eccetera. Quindi noi volevamo totalmente... allora abbiamo cominciato a fare degli inception, facendo le tavole di Davide e di Flash, dicendo, ma stiamo cercando qualcosa tipo con questo stile? Credo, andando, magari qualcuno che si avvicini a questo stile, magari avercelo già felice, esatto, qualcuno che non appare triste bensì. E poi purtroppo le tavole di Flash che feci all'epoca furono fatte in dei tempi strettissimissimi, perché vabbè, il mercato americano poi lavora da un bel po' di tempo in questa maniera, però con Flash fu ancora più veloce, perché essendo un quindicinale, quindi doveva essere tutto veramente rapido, quindi insomma, vabbè. Se non sei veloce con Flash, però poi Flash non è così facile da disegnare, perché tutte le pose di corsa sono veramente incasinate, insomma, bisogna dargli veramente molto, molto dinamismo. Beh, disegnando poi uno fermo, perché poi il concetto è che disegni uno, cioè, in un frame che però ti deve dare tutta la velocità dell'universo. Aveva risolto Alex Ross facendo soltanto le righe rosse, praticamente. Sì, però insomma, non si può fare. Vabbè. Allora, quello che Davide non dice è che ovviamente lui, diciamo, minimizza un po' il suo lavoro, ma chiaramente diciamolo noi che non siamo, diciamo, che non lavoriamo con lui e che quindi lo possiamo dire da esterni. Chiaramente, se dobbiamo rendere visivamente il concetto di dinamismo, Davide Gianfelice è uno degli autori che ci riesce meglio, e non solo in Italia, ma nel mondo, perché chiaramente se lo chiama anche DC Comics, probabilmente perché, diciamo, c'è un motivo, ecco. A parte tutto, sicuramente lui minimizza e va bene così, perché ognuno di noi diciamo, non vuole incensarsi troppo, e anche queste tavole comunque in qualche modo ne danno una dimostrazione nell'arco di queste 20 pagine. Ora io ho una domanda al volo, sempre per Davide, cioè, ma tu questa storia la percepisci più bonelliana o più statunitense, diciamo? Ma allora, c'è da dire, la domanda è veloce, ma la risposta è un po' complicata, nel senso che sicuramente l'impostazione di tutto quanto è molto più americana, se vogliamo, cioè visivamente, no? Tutto un pochino più tendente al fumetto americano rispetto al classicismo dei fumetti di
di Zagor, ma della Bonelli stessa, nel senso che se già parliamo di fumetto bonelliano classico, parliamo delle tre strisce con le sei vignette, con una gabbia precisa, un certo tipo di narrazione. Su questo è tutto in realtà scardinato questo meccanismo, quindi tende a essere un pochino più verso forse il mercato americano, anche se poi io credo nel mio piccolo che io ho più un segno un po' più europeo rispetto al segno americano puro che c'è adesso, per esempio, che significa che in realtà in America c'è questa cosa che le tavole devono essere sempre tutte delle pin-up. A sfavore un po' della narrazione, che da una parte rende tutte delle tavole fighissime da vedere, però poi dal punto di vista di lettura a volte è un po' complicato. Non sempre è così, perché nel senso non è sempre questo genere. Quindi forse, diciamo, il piede nel mercato italiano e in quello soprattutto europeo nostro è stato quello di cercare poi in realtà di trovare meno, no, queste pagine splash page sempre, no, di dover far vedere sempre insomma la pin-up e tutto, ma cercare di dare comunque anche uno spazio alla narrazione, almeno, credo. Però questo è un po' la mia caratteristica, il mio limite, non lo so, nel senso che comunque sto facendo un po' di ricerche su come posso affrontare le cose. Non è una roba che tu dici, ah no, oggi faccio una cosa così e inizio, ma richiede un po' di studio, un po' anche di pratica. Quindi alcune cose sono effettivamente molto magari spettacolari, si cerca di dare molta spettacolarizzazione a tutto, ma tenendo sempre comunque quel piede nella narrazione tipica europea, francese, ma comunque anche italiana che ci contraddistingue. Invece con la scrittura, non so se si è capito. Sì. Invece con la scrittura, i due mondi come vengono conciliati? Il fatto che si parte dalla, diciamo, dalla tradizione italiana, comunque con la maiuscola, l'avventura in Bonelli, va fatta in qualche modo, va tradotta in quello che è il fumetto superioristico americano, che è anche canoni molto differenti dai nostri. Sì, allora, diciamo che quando io e Mauro abbiamo deciso di affrontare Flash e Zagor, abbiamo deciso di fare una cosa che non fosse nel retcon, cioè non abbiamo deciso di raccontare origini, cose, non abbiamo voluto fare universi alternativi, abbiamo voluto prendere il Flash che sta tutti i mesi in edicola e lo Zagor che è tutti i mesi in edicola. Quindi, anche forti del fatto che avendo Davide era più facile riuscire a fare questo tipo di operazione, conoscendo lui molto bene Flash e trovandosi anche a suo agio con tante tavole bonelliane che aveva portato a casa. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto io e Mauro, ci siamo messi a studiare, semplicemente. Cioè io c'avevo bisogno di recuperare Zagor, quindi, perché il Zagor che avevo letto io era quelli che mi aveva prestato Mauro quando eravamo ragazzini, quindi quando eravamo pischelli, come si dice a Roma. Quindi ho ricominciato a rileggere bene lo Zagor di Nolita, lo Zagor di Moreno, gli origini, per esempio, una mini che era uscita di Moreno è stata abbastanza importante nel ricalibrare un po' lo Zagor moderno. Mauro invece si è dovuto rifare Flash, ma lo faccio raccontare a lui perché lui fa più ridere quando lo racconta la sua esperienza con Flash. E non gli rubo questa cosa. No, la cosa è che quindi abbiamo studiato tanto. Perché abbiamo studiato tanto? Perché sono due personaggi enormi, giganteschi. Stanno lì dal 56 uno e del 61 l'altro, insomma dagli anni 60 tutti e due. Hanno segnato per tutte e due le case editrici un momento importantissimo in quella che per gli americani è la Silver Age, per noi è l'avventura classica di stacco, perché Zagor era ovviamente il primo personaggio Bonelli che ce le prendeva, Tex non ce le prende quanto ce le prende Zagor, ma al di là di queste cose è proprio il personaggio del dubbio, come spesso viene raccontato. E quindi prima di tutto volevamo quei caratter, quindi abbiamo studiato tanto. È per questo che nell'albo, come diceva Mauro prima, Flash pensa con le dita di Flash e Zagor pensa con i balloni di pensiero, non perché è un vezzo, ma perché quello è il personaggio che conoscono i lettori
E quindi il nostro lavoro è stato cercare di trovare sempre un punto di contatto e di equilibrio per cui questo Zero e la miniserie sia un albo, non tanto un volantino di lusso, ok? Ma sia una vera storia dei due veri personaggi, almeno veri per come li intendiamo noi, per quello che a noi come prima, per primi come lettori e poi come autori, volevamo vedere su tavola. Quindi ci volevamo innanzitutto divertire un botto, perché sono due personaggi che sono divertentissimi da fare, hanno la galleria di nemici più bella del mondo, hanno dei nemici che sono completamente fuori scala, ok? Sono dei nemici bellissimi, e volevamo cercare di rendere omaggio sia alle loro origini dei personaggi, sia ai personaggi che adesso il lettore può trovare, e farli sentire a casa entrambi i lettori. Non era facilissima di primo acchitto, perché come tutti ci siamo guardati un attimo prima di capire, poi studiando i personaggi in realtà ti rendi conto che ci sono tante cose di contatto. Personalmente la prima cosa che ho detto a Mauro, che per cui secondo me funzionava, è che tutti e due i personaggi sorridono. Batman è un musone, no? È sempre tristone dentro. E invece Flash quando ti salva sorride, e Zagor è un personaggio di grandi emozioni, però ci sono un sacco di vignette di Zagor di ferro in cui lui ride dopo che ha salvato le persone e non le ha aiutate. E poi insomma Flash riporta la pizza dopo che ti ha salvato. A me questa è una cosa che, cioè, la dico in tutte le cose, ma è fantastico il supereroe che ti salva e per lo shock ti porta la pizza, capito? È geniale. E però Zagor dall'altra parte è un personaggio che nelle storie classiche lo vedi sempre che si ferma a parlare con chi ha salvato, c'è il cico che gli ruba la cena a tutti, cioè nel senso sono personaggi molto vivi da quel punto di vista. Quindi da lì abbiamo cominciato a cercare, abbiamo lavorato, non è stata una cosa subito istantanea, perché devi prima calibrare tutti e due i personaggi. Mauro c'era un po' più di esperienza su Zagor di quanto ne avessi io, quindi insomma ci siamo dovuti prima allineare in lui, poi calibrare i due personaggi e poi vedere se su tavola funzionano. La cosa bella è che non eravamo sicurissimo che giravano questi due caratteri insieme. Quando sono arrivate le prime tavole di Davide, in cui Davide ha fatto un suo lavoro ulteriore di portare... Se guardate il fisico, io una cosa che adoro dello Zagor di tavola è che è grosso. Lo Zagor di tavola è proprio un armadio, proprio che tu non lo smuovi. E il Flash invece è potentissimo nella sua linearità delle cose. Sì, è proprio, è proprio grosso. Perché questa cosa? Perché pure Davide ha fatto lo stesso lavoro. Cioè, devi prendere due character e dargli il loro peso, ok? Non sono lo stesso personaggio, ma si devono poter parlare quando li metti su tavola. Quando sono arrivate le prime tavole di Davide, abbiamo detto, ok, qua la roba gira, ci possiamo divertire. E poi... questa tavola qua è proprio una figata comunque. Il suo sia su Flash che su quella doppia lascio a lui. Sì, ci deve dire di Flash adesso, dai. Beh, allora diciamo che appunto io, insomma, ho imparato a leggere con Zagor, quindi lo leggo esattamente da quando sono nato praticamente, e per dire, come magari sanno altri che mi seguono, è il secondo nome di mio figlio, quindi insomma, no? Il mio amore per Zagor è cosa nota. Per cui, esatto, a me mancava Flash, come lì dove Giovanni ha fatto i compiti su, come diciamo in gergo, su Zagor, io li dovevo fare su Flash, con una piccola differenza, ossia Giovanni è un ragazzo del futuro e quindi legge abitualmente e comodamente le cose sul suo iPad, e io invece non sono capace a leggere i fumetti in digitale, quindi ho comprato tutto ciò che è uscito di Flash dall'86 a oggi, cioè dalla crisi sulle Terre Infinite a oggi, tutti li ho presi, cioè passando dalle fumetterie a eBay sono riuscito a recuperare tutto, non solo, anche grazie a amici che all'epoca appunto lavoravano in Lion e mi hanno rimediato loro alcune cose ormai esaurite da tempo, in maniera tale che, infatti ci tengo a salutare il grande Salvatore Cervasio che mi prestò l'omnibus di Flash di Geoff Johns, che all'epoca stava a 400 euro su eBay, insomma... Brava, anche Salvatore ha collaborato con lo Spazio Bianco, tra l'altro, prima di entrare in Lion. Quindi io inizio a leggere Flash. Ora voi mettetevi nei miei panni. Io di Flash conoscevo serie TV degli anni 90 e avevo letto qualche albo sporadico. Sapevo che era una macchia rossa nei disegni d'Alex Ross. Poco
poco di più. Okay? E soprattutto mi chiedo come facciamo a far unire un personaggio, no? Comunque per quanto bizzarro ma fortemente realistico come Zagor, con uno che ha un potere così immane ai suoi occhi, no? E inizio a leggere. Giovanni mi dice: parti da dopo Crisi sulle Terre Infinite, leggiti tutto, perché mi mancava. Io sapevo, da amante dei fumetti, che il ciclo di Wade era una figata. Sapevo che il ciclo di Jones era interessante. L'avevo visto perché avevo preso i numeri di Carmine, di Flash, dopo la rinascita, e ho preso quelli di Davide, però non sapevo molti di più. Quindi io mi appresto a leggere e impazzisco letteralmente, perché mi immergo in questa storia e scopro un eroe fighissimo. Cioè, io, innanzitutto, voi considerate che, visto che in DC c'è questa cosa dell'ereditarietà del manto, visto che io parto dalle storie dell'86, per me Flash è Wally West. Per cui, mi ricordo la prima volta che faccio una riunione con Giovanni e gli dico: allora, no, facciamo che Wally, e lui mi ferma e mi fa: no, che Wally, è Barry Flash. E io mi chiedo: chi è Flash? Era Wally in assoluto. Allora all'inizio la prendo pure malissimo, perché mi sembra talmente figo Wally West fatto da Mark Waid, per cui dico: che rosicata che non possiamo raccontare questo eroe. E poi non l'avete utilizzato, perché poi comunque no, ma Giovanni mi disse: ma aspetta che arrivi a Barry, che ti piace anche Barry, vai tranquillo. Io vado avanti e cerco, mentre leggo, esattamente come intanto stava facendo Giovanni su Zagor, di trovare dei ganci narrativi per creare sto crossover, perché regola che ci eravamo imposti era: non deve essere un Elseworld, non deve essere appunto retcon, deve essere una loro storia plausibile. E a un certo punto arriva una pagina che fa scattare tutto, cioè che cambia tutto. Mi ricordo che, come da ragazzini, quando andavamo in fumetteria, chiamo proprio Giovanni emozionato e gliela leggo ad alta voce, soprattutto lui già la conosceva. Era una tavola in cui Geoff Jones... Non è Jones. Sì, era Jones, era Jones. Sì. Aspetta, di quale tavola? Perché non so quale stai a dire. È vero, perché ogni tanto ce ne passiamo diverse. Ma era in questa storia di Geoff Jones, dove lui racconta, dove in prima voce di Flash, lui dice, parla di Superman, fa vedere una vignetta dove si vede una macchia rossa nel cielo e dice: Superman vola troppo alto in cielo. Poi fa vedere un'ombra e dice: Batman si nasconde tra le ombre. Poi fa vedere Wonder Woman che sta tipo alle Nazioni Unite a parlare. Wonder Woman parla con gente troppo in alto. Poi fa: io, tu giri pagina e vedi una doppia splash bellissima di Flash che corre semplicemente in mezzo a Central City, e lui dice: io corro tra la gente. Punto. Cioè lui, in questa semplice descrizione, no, in cui ti fa vedere una divinità come Superman che vola troppo in alto per gli uomini, un uomo tormentato come Batman che vive tra le ombre, Wonder Woman che parla davanti a tavoli che dove si decidono i destini del mondo, Flash diceva: io corro tra la gente. Cioè era veramente il simbolo come eroe della middle class. Come dicevamo scherzando tra me e Giovanni, era il Bruce Springsteen dei supereroi. E Zagor è la stessa cosa. Cioè Zagor non si muove a cavallo come Tex. Zagor non si muove in treno, non gira. Cioè Zagor cammina. Lui è un viaggiatore. Le immagini che ritraggono lui e Chico sono sempre loro due a piedi. Sappiamo che Zagor si muove anche con le liane, no? Però sono loro due che camminano a piedi, e Zagor incontra la gente, i suoi raduni con i trapper, i grandi amici che c'ha. Molte storie sono avviate dal fatto che lui sta andando a trovare un amico. Quindi sono due eroi popolari, nel senso come di... Come la Fletcher, tra l'altro. Eh? Come la Fletcher, nel senso, era l'Inca. E praticamente sono due eroi popolari nel senso di vicini al popolo. Sono due persone, ok, che non perdono questa loro umanità. E lì, secondo me, tra me e Giovanni c'è stato proprio il click, perché lui intanto scopriva che Zagor faceva la stessa cosa, nel capire quale poteva essere la prima chiave su cui partire con questa storia. E da lì siamo partiti, dal cuore di questi due personaggi. Che poi il punto di unione all'interno del primo albo è questo bambino che non si sa a quale mondo appartenga, effettivamente.
c'è poi la tavola in cui con lo spoiler, io te lo dico, segnalazione ogni tanto, è un gioco con Francesco ogni tanto per cui c'è questa, cioè, poi avete trovato l'unione in un personaggio terzo comunque, che immagino sia importante poi per il proseguo della storia. Ok, e poi la sintesi viene fatta effettivamente dal disegno, e diceva anche Davide che anche lì trovare poi effettivamente le unioni tra i due è stato divertente comunque, per cui rispettare per quello che dite, cioè la storia sarà parte del canone di entrambi i supereroi. Noi aspiriamo a quello che abbiamo detto a Davide quando abbiamo cominciato a lavorare con Davide. Il posto che eravamo certi che il suo flash sarebbe stato perfetto, cioè là gli abbiamo detto solo continua a fare. Vai, come diceva Giovanni prima, noi abbiamo chiesto di realizzare uno Zagor che non sfigurasse al suo fianco, no? Perché quando c'è un essere così potente accanto, ci serve un essere che almeno in termini di prestanza o di cosa sembrasse altrettanto potente. Ma c'è una cosa in più su cui vi porto a fare attenzione, perché rappresenta proprio secondo me il miracolo che ha fatto Davide, cioè i lettori di Flash vogliono un fumetto dinamico e divertente, ok? I lettori di Zagor, al di là di un'attenzione di più al fumetto classico in termini di gabbia, no? Però sono tutti fan del bel disegno ricco, ok? Allora, un conto è realizzare un albo dinamico quando puoi andare potentemente di sintesi. Un conto è quando invece devi realizzare un albo dinamico, ma al contempo sai che il lettore di Zagor vuole che se disegni la foresta deve avere tutti gli alberi, tutte le foglie, che il villaggio deve essere quello, non un'idea di villaggio, ma il villaggio. Far combaciare questi due mondi è stata un'impresa. Prima Giovanni diceva, quando abbiamo visto le tavole di Davide abbiamo creduto, ok, che questo fumetto poteva funzionare. Ma proprio perché io vi assicuro che apparentemente la motivazione narrativa è quella che fa reggere questa storia, ma in realtà quello che la rende proprio plausibile è che quando la vedete non solo non vi dà fastidio, ma vi esalta e vi sembra naturale, perché Davide ha fatto un lavoro che da un lato accontenta i lettori di Zagor, perché gli dà il fumetto ben disegnato, ben costruito, ben dettagliato, e gli dà il loro eroe riconoscibile. Dall'altro riesce a mantenere tutti quei canoni dinamici del fumetto americano con le sue caratteristiche. Questa cosa non solo non era scontata, ma è difficilissimo, anche perché Davide in realtà la fa sembrare naturalissima in quelle tavole. E io vi assicuro che in quelle che dovete ancora vedere, cioè io e Giovanni siamo, ma non solo, guarda, vi dico la verità, io e Giovanni, anche Michele Masiero, anche Mammucari, che supervisiona i colori di Luca Saponti, eccetera, siamo fan. Anche Moreno, la prima volta che ha visto lo Zagor di Davide, mail, è stato magnifico, perché tutti aspettavamo che Moreno rispondesse per primo a un certo punto, no? Eh sì, perché è stata il primo Zagor, aspettavamo che noi sapevamo che se Moreno dava l'ok, Zagor era ora. Infatti, siamo totalmente fan del lavoro che sta facendo Davide. Quando arrivano le tavole, io vi assicuro, l'altra sera ha mandato una doppia splash di Darkwood, non vi posso dire altro, però dove veramente sta facendo delle tavole. Noi gli abbiamo chiesto all'inizio, mi raccomando, l'idea che dobbiamo dare è che ogni vignetta deve sembrare un film ad alto budget, un blockbuster hollywoodiano proiettato su IMAX. E quello che lui sta facendo nelle storie è esattamente questo, quindi io non vedo l'ora che voi vediate la sintesi che ha trovato per raccontare questi due mondi e quello che esce. Insomma, poi l'avete viste già nello Zero le tavole. Infatti aggiungo solo una cosa, la doppia che hai fatto vedere prima, che mo adesso ve la raccontano Davide e Mauro, magari quella con di Zagor, il lavoro che poi ha fatto anche Luca Saponti sui colori di quella roba. Guardate ragazzi, noi siamo veramente fortunati, e Mauro, perché il reparto artistico in realtà fa tantissimo per far passare questo, per veicolare questo messaggio, insomma, che i due mondi sono credibili insieme. Poi parliamo magari anche di Luca e tutto il resto. Mo, fatevi raccontare quella doppia splash, perché c'ha delle belle chicche. Ah, volevo fare una domanda. Potete raccontare quella doppia splash
di Zacco. Ma è spontanea, non è che... Vabbè, ve la dico prima dal punto di vista della sceneggiatura e poi passo la palla a Davide. Dico, nel numero, se avete visto, noi abbiamo calibrato in maniera quasi schizzoide il numero di tavole di vignette date a Zagor e quelle date a Flash. Dovevano essere assolutamente identiche in termini di pesi e equilibri. E, anche nelle copertine, se vedete, li abbiamo messi esattamente nelle stesse cose. Anche si sono lamentati preventivamente, tipo, mi raccomando, però... Sì, rischiavamo tantissimo di scontentare uno o l'altro lettore. Quindi abbiamo, e oltretutto avevamo un compito con questo numero zero, cioè presentare Zagor ai lettori di Flash e presentare Flash ai lettori di Zagor. Quindi diciamo che andando come linea di massima con 10 tavole a testa, noi dovevamo inserire un elemento narrativo, il motivo per cui questo elemento narrativo li univa, ma soprattutto dovevamo raccontare le loro storie. E se nel versante Flash Giovanni, la prima cosa che mi ha detto proprio, mi ha detto, no, queste, qua lui si sta ascoltando con i Rogue, punto. E io ero felicissimo perché volevo esattamente la stessa cosa. Non puoi non mettere Capitan Cold come prima tavola. Esatto. Quando siamo arrivati alla scena di Zagor davanti ai suoi nemici, io mi ricordo che parlando con Giovanni la cosa era, ok, ora realizziamo la doppia tavola che ogni zagoriano vorrebbe avere dentro casa. Perché, cioè, io per primo da zagoriano, cioè io voglio un poster di 12 metri di quello che ha fatto Davide, perché c'è lui contro la storia di questo personaggio, perché non sono solo nemici inventati da Nolitta nel suo arco narrativo, ma ci sono nemici di Nolitta, nemici di Tiziano Sclavi, altri invece inventati da Burattini e Boselli. Quindi, insomma, c'è la storia di questo personaggio. E vi dico una cosa da uber nerd totali. Chiamai Davide per spiegargliela bene, perché dovevamo fargli fare un gioco assurdo, che tu prima hai visto, riapri un po' la doppia splash, scusa, ti faccio notare una cosa. Ecco, vedete, lì sopra c'è proprio la galleria dei nemici, no? Quindi poi c'è anche un gioco con la Rogue Gallery. Ma le vignette sotto in cui parte il combattimento, in realtà, per un lettore casuale, sono solo 6 vignette di combattimento. Per uno zagoriano, lì, quelle lì sono, in realtà, sono 6 storiche copertine di Galliano Ferri in cui Zagor affronta singolarmente quei nemici, a cui abbiamo chiesto a Davide di reinterpretarle con il suo segno per dire ai lettori, è vero che vi stiamo dando una storia moderna, dinamica e che strizza l'occhio all'America, però... Cioè, è questo lo Zagor che amiamo, lo Zagor di Ferri, Nolitta, di Moreno, di Boselli, è la storia di questo personaggio. Cioè, stiamo raccontando una storia di oggi, ma che non si dimentica tutto quello che c'è stato. E devo dire che Davide, sai, un disegnatore ti può pure dire, ma no, fammela fa come la voglio vedere io, questa scena di combattimento. Invece lui ha capito la potenza iconica di quella cosa, e lì dove nel quadro grande li ha proprio rappresentati con tutta la sua potenza, sotto, quando cominciano le vignette, ha proprio fatto un omaggio al maestro Galliano Ferri in un modo meraviglioso. E se ne sono accorti, Sì, sì, gli zagoriani. Subito, prima o seconda recensione, sono stati bravissimi. Che dici, Davide, che raccolti di quella tavola? Ma sì, intanto c'erano due versioni di questa. Ce n'era una un po' più. Ok, vogliamo vedere l'altra. No, più avanti sicuramente verrà mostrata. Però la prima forse era meno d'impatto. In realtà c'era Zagor circondato anziché essere frontale. Forse questa cosa qua dava meno impatto su tutto quanto. Infatti così era, nel senso, poi dopo riparlandoci in realtà era un espediente per far vedere che appunto lui fosse completamente circondato. Il problema è che nella parte del circolo, se la disegni o la disegni in una inquadratura alta che fai vedere più o meno i personaggi tutti più o meno dello stesso peso nella tavola, oppure iniziano a esserci dei personaggi che sono molto più predominanti degli altri, perché giustamente l'inquadratura è wide e alcuni personaggi sono magari più in primo piano rispetto ad altri che sono più in secondo piano. Mentre invece qui forse l'idea che si voleva dare era quella di che tutti i personaggi fossero
equipotenti, no? nella visione di Zagor contro di loro. Quindi semplicemente parlando abbiamo riaggiustato il tiro e l'abbiamo fatto in quella maniera, che forse, nel senso, è forse che sicuramente mi ha giovato molto di più rispetto poi alla tua versione. Il fatto della tavola è decisamente cinematografico, cioè il protagonista che ha il cospetto delle sue nemesi e che non perde un attimo, perché non devi girare pagina per vederlo in lotta, è immediato, perché lui le vede e reagisce immediatamente. Esatto. Cioè, in realtà quello che serviva è che anche il lettore si trovasse di fronte a tutti loro. Sì. E non, mentre invece la prima versione, un po' più ingenua, se vogliamo, era una, cioè comunque funzionava, però meno d'impatto, perché appunto stavi dietro coi nemici, mentre invece l'idea era quella di essere di fronte, no? Di immedesimarti poi in Zagor. Fare immedesimare il lettore in Zagor. Okay. Però nel senso, questo è tutto questa cosa qua in realtà fa parte poi del processo creativo che c'è tra me e Giovanni e Mauro, nel senso che ci sono comunque tutta una serie di proposte che vengono fatte, cose che poi vengono magari riaggiustate, risistemate, sempre, nel senso, come è giusto che sia, nel senso, noi almeno per quanto ci riguarda siamo molto affiatati su questa cosa qua, cioè non c'è mai una roba dove io faccio il mio fine, grazie, arrivederci, ma c'è sempre comunque tutta una questione anche di discussione, di cercare di capire quale sia la scelta migliore per magari alcune impostazioni di tavola. Ecco. Tutto qua. Dal punto di vista del disegnatore, come cambia la sceneggiatura tra due sceneggiatori che sono italiani e sceneggiatori invece di sì, dei sceneggiatori americani? Come cambia l'impostazione, come cambia le istruzioni che ti danno? E poi mi chiedo... Quasi nessuna. Devo essere sincero, quasi nessuna. Ma in realtà le differenze tra le sceneggiature americane e le sceneggiature italiane non ce ne sono così tante. Forse l'unica cosa che potrebbe essere la differenza, ma qui parlo magari più in generale, che nel fumetto americano, siccome si cerca appunto di dare questo cool factor, cioè di fare questa tavola sempre che sia una cosa dove il lettore viene stupito, lo sceneggiatore non imposta lo storytelling, cioè non ti dà la scansione delle vignette, cioè ti dice vignette, nella tavola ci sono 7 vignette, ti dà vignetta 1, vignetta 2, vignetta 3, però non ti dà il peso della vignetta, cioè non ti dice guarda che questa è quella più importante su cui concentrare l'azione, quindi su questa qua dobbiamo focalizzarci. Proprio perché nel fumetto americano questa cosa è molto, cioè nel senso, viene deciso molto più dal disegnatore che dallo sceneggiatore. In più, un'altra piccola nota, molto spesso lavorare con gli sceneggiatori, logicamente se si lavora magari con uno sceneggiatore per tanto tempo si acquista comunque un certo tipo di feeling, eccetera, però lavorare magari come tanti disegnatori italiani che lavorano nel mercato americano, lavorare un po' per una serie qua, puoi cambiare magari casa editrice, eccetera, non ti fa affezionare allo sceneggiatore. Molto spesso disegni una, due storie di uno sceneggiatore che poi non hai mai conosciuto, non senti mai, non interagisci con lui se non tramite il tuo editor, perché non ci sono delle riunioni, almeno. Però non è una differenza da poco, però questa. No, questa è una differenza molto grande. Mentre invece qui, col fatto che ci si conosce, comunque alla fine si discute di tutto, sicuramente c'è un valore aggiunto nella parte di storia. Però le sceneggiature sono, dal punto di vista tecnico, sono abbastanza simili. Magari in alcune c'è un linguaggio un pochino più tecnico e di sceneggiatura, quindi magari l'inquadratura, che poi anche questa va molto, a volte viene cambiata, perché l'idea magari di uno sceneggiatore è leggermente diversa da quella del disegnatore e viceversa, quindi il disegnatore poi aggiusta in funzione poi magari delle scelte di inquadratura, perché poi visivamente le cose in una certa maniera devono avere un equilibrio sulla tavola. Okay. Beh, quello che poi colpisce è che tanto Giovanni quanto Mauro hanno anche esperienze dal punto di vista cinematografico, quindi chiedo anche come i linguaggi si contaminano a vicenda. A noi o a Davide? Perché a tutti e tre.
Ok, a livello, allora, io e Mauro abbiamo scritto per l'animazione, per i fumetti, in prosa, videoclip, un po' di tutto, quindi diciamo che la nostra gestione dei linguaggi si è affinata molto nel tempo e si è affinata in una cosa per cui quando facciamo fumetto non facciamo cinema. Ma non per cattiveria, è che il fumetto è fumetto, ha le sue regole e va cercato di trovare il modo migliore di raccontare quella storia a fumetti, se la fai a fumetti. Tant'è che quando poi ci spostiamo tra i vari media, una delle cose che, per cui ci chiamano essenzialmente a lavorare è proprio che riusciamo sempre a calibrare bene i linguaggi, a fare delle buone traslazioni dal fumetto al cinema o viceversa, perché sono linguaggi diversi. È indubbio che quando scriviamo Flash, comunque ce l'hai in testa una cosa cinematografica, anche perché hai Davide come disegnatore, quindi è più facile ottenere delle cose cinematografiche. Ma il cinema comunque è in movimento, il fumetto invece è fermo e deve essere figo da fermo. Quindi alla fine il linguaggio, almeno per come la vedo io, adesso sentiamo anche loro due, è sempre il miglior linguaggio per raccontare quella storia. E se a fumetti devi usare le tecniche e le cose del fumetto. Certo, poi se conosci un po' di trucchi magari da cinema che puoi infilare dentro, magari qualche cosa di struttura narrativa, di gestione della tavola, qualche cosa sul taglio magari, ben venga. Però è che comunque siamo a fare un fumetto, deve funzionare da fumetto. Non può essere uno storyboard di un film riportato. Io odio gli storyboard di quello concordo. Non, sì. Non mi piacciono, se riuscire a raccontarla a fumetti deve essere il miglior fumetto, almeno non è, aspettate, se no sembro megalomano. No, ho capito. L'aspirazione è fare il miglior fumetto del mondo. Se sto facendo un film, è l'aspirazione di fare il miglior film del mondo. Poi li posso mischiare, perché no? Però diciamo che il linguaggio di base devi avere chiaro le differenze. Non so loro come la vedono effettivamente, non ci siamo mai. No, differenze ci sono assolutamente, ma meno di quelle che uno poi pensa, perché poi la fortuna del fumetto è che tu puoi azzardare a costo zero, cioè nel senso che nel cinema devi anche pensare ai costi di produzione, cioè nel senso, immagino che magari anche alcune cose vengono poi ragionate in funzione anche di un budget, io credo, no? Quindi non è che puoi dire allora qua facciamo esplodere 700 palazzi e a posto così, no? Quindi uno dice, beh, aspetta, perché magari effettivamente questa scena non possiamo farla, perché magari... Invece nel fumetto questa cosa non c'è, nel senso che tu puoi decidere tutto quello che vuoi, perché in realtà poi fondamentalmente è tutto a costo zero. Il fumetto è fighissimo perché ha tutte le cose belle di tutti i media concentrati insieme, no? Quindi senza poi avere tutti, forse, i lati contro, no? Che può, tutte le limitazioni che magari alcuni media, come ad esempio il cinema, può avere. Cioè, nel senso, una roba proprio basica è che io posso mettere la mia camera in qualsiasi punto, l'inquadratura posso farla in qualsiasi punto di una stanza. Nel cinema questa cosa magari non è possibile, per appunto esigenze proprio fisiche. Cioè tu non puoi tirar giù, a meno che non sia un set, però tu se sei dentro una roba precisa, una stanza precisa, non puoi tirar giù un muro per fare un'inquadratura fatta, almeno fino a un certo punto, credo. Però, sì, so. Mi unisco anche io a queste cose, d'accordo con loro. Vi dico, allora, con Joe abbiamo un modo di scrivere ormai da anni, rodato su due caratteristiche principali quando lavoriamo insieme, ossia che fondamentalmente, pur amando le stesse cose, ce ne interessano due diverse quando raccontiamo. Giovanni è molto 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 forte, e più forte di me sicuramente da questo punto di vista, sulla struttura narrativa. Cioè Giovanni, io so che quando lavoro con Giovanni uscirà nel peggiore dei casi una storia molto solida, perché comunque Giovanni è un architetto della narrazione, mentre invece io sono un narratore estremamente più sghembo di lui, perché a me invece
mi interessa molto l'aspetto visivo di quella storia, cioè mi interessa l'emozione che può suscitare anche a discapito di una scrittura che in realtà poi è solida, ok? Quindi io credo che lo scambio tra me e Joe di solito è perché io mi fido tantissimo della struttura che esce fuori quando nel nostro brainstorming noi proprio tiriamo giù idee che io mi rendo conto le mie tutte da quel mio punto di vista lì di quello che mi interessa, le sue tutte da quel punto di vista che mi interessa, ed è dell'incrocio tra questi due flussi che secondo me poi arriva il senso di quello che raccontiamo. Questa cosa sia se lo facciamo in una cosa cinematografica, sia se lo facciamo in animazione che nei fumetti. Ora, quando lavoriamo a fumetti, abbiamo imparato una cosa che però, ecco sì, e ritorno poi al concetto dell'animazione. Allora, innanzitutto, che cosa ci ha regalato il cinema o l'animazione? Il capire che tu sei parte di una catena di persone che lavorano. E che se solo una di queste persone non lavora allineata a te, quella cosa non viene. Questo ragionamento l'autore di fumetti completo non se lo pone di solito, no? Perché, voglio dire, quando sei un autore di fumetti che ti scrive e ti disegna le tue storie, tu vai lì e fondamentalmente rendi conto di te stesso di quello che racconti. Quando lavori per l'animazione, tu sei uno dei 500 che sta lavorando a quella stessa puntata, a quello stesso episodio, ok? Quindi tu devi inizi a capire che la tua salvezza è la squadra, è il confronto con gli altri e che il risultato che uscirà fuori è il frutto del vostro lavoro insieme. Per cui noi crediamo, io e Gio, che questa cosa la portiamo molto nei punti che facciamo, perché noi siamo tutto tranne che autarchici e anzi ci piace circondarci di persone, di professionisti che in un modo o nell'altro riteniamo più bravi o più esperti di noi. Cioè, per noi avere i colori di Luca Sabonti con il coordinamento di Emiliano Mammucari vuol dire avere due persone che hanno un'esperienza sul colore 100 volte più importante della nostra. Quindi avere la fortuna di poter avere i loro colori vuol dire dare valore a quello che stiamo facendo. Allo stesso punto, Davide, per esempio, voi avete visto nella storia che compaiono 7 sciamani misteriosi. Sì. Quelli sono nati grazie al confronto continuo con Davide, perché è inutile che noi a Davide gli diciamo questi 7 sciamani sono esattamente così ed eseguili. Cioè, è una cosa che depotenzia noi, perché comunque in quanto autori magari le nostre idee possono arrivare fino a un certo punto, e depotenziano lui perché lo costringono a camminare per forza sui nostri binari. Invece per noi è molto importante che le idee di, cioè, lanciare una palla verso Davide è come in una partita di tennis farcela ritirare da lui e vedere che cosa arriva e che cosa esce fuori. E noi crediamo che questa cosa possa accrescere molto il valore di quello che facciamo. Allo stesso tempo bisogna ricordare una cosa quando si parla di un fumetto anche molto cinematografico, per dire, che l'unità di misura del cinema è il fotogramma. Noi vediamo tutti i film in un fotogramma per volta. Se metti in pausa un film, c'è un fotogramma. L'unità di misura del fumetto non è la vignetta, non è neanche la pagina, ma è la doppia pagina. Perché un lettore che apre un fumetto, gira la pagina e ce le ha tutte e due davanti. Quindi in un certo senso tu devi creare un flusso di intrattenimento narrativo che tiene conto del fatto che il lettore queste due le vede insieme. Per farvi un esempio scenissimo, colpo di scena non sarà mai messo qui, perché se no il lettore quando gira la pagina già se lo bruta. Voi immaginate il cinema, è come se un regista avesse la sfiga che fa vedere in anteprima le prossime 6 inquadrature quando fa vedere, no, una scena. E quindi fare fumetto è un lavoro di cesello di una doppia pagina che contiene 12 immagini contemporaneamente, cioè dalle 2 alle 12 immagini contemporaneamente, e guidare l'emozione del lettore in questa cosa. E non è una differenza da poco nell'ambito del racconto. Sul processo creativo mi viene in mente anche il fatto che voi quando lavoravate a Orfani siete stati, correggetemi se sbaglio, ma probabilmente avete fatto parte di una delle primissime forse writing room sostanzialmente, quindi avete sostanzialmente lavorato in gruppo, in team a delle storie, no? Diciamo
viene, sì, gli storiografi Bonelli un giorno riporteranno probabilmente Orfani Terra, come che tra l'altro ora è appena approdato in volume librario, come uno dei primi episodi, cioè uno dei primi, diciamo, esperimenti di scrittura a più mani, in una sorta di brainstorming che riporta un po' il modo di lavorare alle serie televisive, no? Sì, sicuramente per quanto ci riguarda, e per quanto riguarda anche Emiliano e Matteo Mammucari, Orfani Terra è stato un punto di svolta, perché io e Mauro avevamo un bel po' di esperienza di Brothers Room, perché la facevamo negli altri lavori, animazione piuttosto che cinema e tutto il resto, dove quelle Brothers Room però sono Brothers Room molto legate a determinate dinamiche che sono tipicamente aziendali, senza entrare nello specifico. Lavori su un progetto che è molto legato al reparto marketing, quindi il reparto marketing è detta tanto su quella roba, ok? Terra è stato sicuramente un punto di svolta, perché è stato un momento in cui abbiamo implementato la Brothers Room anche rispetto a quello che magari c'eravamo letti su chi l'aveva fatta prima di noi, manuali di sceneggiatura americane che io portavo durante le riunioni per dirgli ragazzi possiamo provare a fare questa cosa, dove abbiamo fatto il salto da uno story editing forte a una Brothers Room molto rodata, che poi ci ha permesso in realtà di portarci sempre più avanti, ed è la cosa che facciamo sul confine, su Orfani Terra, su quasi tutti i progetti, cioè su tutti i progetti che ormai facciamo, di avere comunque un approccio alla narrazione, come dice Mauro, che è collaborativo, molto collaborativo, cioè si cerca sempre di spingere il tuo collega, che può essere il tuo co-sceneggiatore, il tuo disegnatore, il tuo colorista, e viceversa, quindi subire anche la loro spinta per cercare di trovare il modo migliore per raccontare quella cosa specifica. Siamo molto orientati al prodotto in questo momento, cioè vogliamo che le storie abbiano una forte connotazione, che siano delle storie che a cui il lettore, quando entra in quei mondi, ci si possa affezionare. In questo momento siamo molto orientati da quel punto di vista. Sì, è chiaro che le Brothers Room americane sono quelle che vai a guardare di più, perché sono quelle che hanno portato molto più avanti questo discorso, perché avevano necessità di scrivere tanto. Però le Brothers Room americane, delle serie, comunque scrivono tanto, ma non scrivono quanto le Brothers Room dell'animazione, perché io non ho mai visto scrivere tanto quanto si scrive in animazione. È proprio una roba da Tana delle Tigri, io non ho mai visto una cosa del genere, e lo vedi anche quando vai a vedere i titoli di coda dei film tipo della Pixar o roba del genere. Quella è proprio una scuola, quindi sì, è vero, però più che le serie TV, alla fine noi ci siamo formati più da quell'altra parte, paradossalmente, anche se poi è sempre scrittura insieme, collettiva in qualche modo. Certo. Mi ha colpito il discorso che faceva Mauro sulla necessità di trovarsi in squadra, perché fatalmente proprio in questi giorni sentivo un'intervista a Zero Calcare in cui lui è passato dal lavorare da solo al doversi mettere in collaborazione con un team. Ha detto finalmente ho trovato una squadra di gente che mi ha dato quello che io speravo, cioè che non riuscivo a raggiungere da solo. Per cui il discorso che fa Mauro sì, proprio nell'ottica di altri che stanno facendo esperienze analoghe alle vostre, si comprende ancora di più, effettivamente. Sì, ma guarda, allora, è un discorso delicato, perché ogni artista, ma in ogni ambito, in realtà inizia a fare questo mestiere perché per il suo ego, perché comunque vuole mettere se stesso, vuole raccontare se stesso, vuole donare se stesso. L'artista è la forma, è l'essere più generoso del mondo, perché vuole donarsi, ok? L'artista lo farebbe gratis, perché il bisogno che c'ha dentro di sé di raccontare e raccontarsi è talmente forte che a volte l'artista non riesce a capitalizzarlo, no? Quindi questa cosa dell'ego però genera spesso che l'artista diventa autarchico, no? Perché comunque quando si incontrano due artisti con i loro rispettivi ego, come fai a farli combaciare? A volte possono esplodere, no? E secondo me, secondo anche Giovanni, perché su questa cosa ci siamo trovati, insomma, molto bene nel corso della nostra vita, se uno ha la forza di fare un passo indietro dal punto di vista dell'ego e capire che
insieme si possono raccontare storie migliori, che poi non è un'equazione matematica, non è che se in due racconti meglio che in uno, allora no, assolutamente no, però se comunque ti abitui, o hai la fortuna, o hai l'occhio di circondarti di gente, io prima ho detto che reputiamo migliore di noi, e per noi questa cosa è fondamentale, perché molto spesso, sempre per questioni di ego, si tende invece a circondarsi di gente che riteniamo meno forti di noi, in maniera tale che possiamo primeggiare, no? In realtà la chiave, secondo me, ma appunto ripeto, parlo anche per Gio, perché ne parliamo spesso di queste cose, è sempre avere vicino qualcuno che riteniamo più bravo di noi su alcuni punti di vista, in maniera tale che possa solo che portare valore al lavoro che si sta facendo. E forse bisognerebbe anche smetterla di preoccuparsi o di vedere questa cosa come un problema, ma anzi solo come un valore aggiunto, perché quello che conta, come diceva Giovanni, alla fine è l'oggetto finito, quella cosa che finisce in mano al lettore. Allora, se possiamo dargli al lettore una cosa bella, è ok, ma se gliela possiamo dare bellissima, forse è ancora meglio. E allora l'intento comunque è quello. Io vi assicuro che non c'è un lavoro a cui stiamo lavorando in cui il nostro obiettivo non sia quello di dare il 200%. Cioè ogni volta che noi pensiamo che una cosa sia buona, ci fermiamo, poi magari non ci riusciamo, però il nostro intento è fermarci e dire allora non è abbastanza. Forse lo vede Davide con le revisioni, no? Cioè Davide manda delle tavole che già di partenza sono spettacolari, ma noi comunque non ci fermiamo a volte di dirgli ok, è spettacolare, vale 100, riusciamo a farla valere 1000, forse dando anche questa cosa in più. E la cosa sconvolgente è vedere che Davide, invece di tirarsi indietro rispetto a sta cosa, ti dice, vedete l'esempio che lui ha raccontato prima della doppia splash, lui aveva fatto questa prima versione in cui aveva fatto questo Zagor circondato di nemici ed era evidentemente un'immagine già potentissima, e invece lui gli dice ok, è vero, è già potente, ma secondo te riusciamo a fare qualcosa in più? E lui si mette lì e lo fa, capito? E non è che lo fa a capochino perché dice oddio, se no questi rompono i coglioni, spero. Ma vabbè, lo dirà sicuramente, ma è giusto. No, vabbè, ma io ho fatto recentemente una revisione di un po' di pagine e ho cambiato cose, cioè, sì, a tavole già finite. Questo è molto vero, e grazie a Dio che insomma, è vero, oltretutto di tutto volontà, è vero, ci ha chiamato, ci ha detto sì, quelle le ho finite, le ho consegnate, ma rivedendole adesso vorrei rifare quello, che è, a parte un lusso che difficilmente ci si può concedere quando si è sotto consegna serrata, però a volte non ti conviene anche, perché sei già stato pagato per quelle tavole, no? E invece e idem anche Emiliano e Luca sui colori stanno facendo questa cosa, quindi per noi poi il risultato, sai, spetta sempre al lettore decidere, però sono molto contento del fatto che ogni albo cui stiamo lavorando, e se avete avuto in mano anche i volumi del Confine, eccetera, sono oggetti che si presentano benissimo. Vedi, no? Anche quello lì. Cioè, io solo che lo guardo, il Confine, io dentro di me guardo quel volume e penso era il volume che sognavamo di realizzare. Quindi, insomma, noi da questo punto di vista ce la mettiamo tutta e ci piace circondarci di gente che ce la mette tutta allo stesso modo. Io aggiungo da lettore che anche l'approccio proprio di Bonelli, da Orfani in poi, quella che è la struttura delle tavole, i colori, è cambiato radicalmente. Da quel momento lì in poi si è iniziato a usare il colore con la stessa attenzione, la stessa autorialità con cui si arrivava al disegno autoriale. Adesso, fino a un certo punto i colori Bonelli erano colori che erano celebrativi ed era il colore perché riempiva la pagina per dire siamo arrivati al 100. A un certo punto, credo che poi sia proprio successo a partire probabilmente da Orfani, il colore è diventato parte integrante del racconto e adesso da lì in poi praticamente c'è sempre un'attenzione sempre maggiore anche al modo in cui il colore diventa parte, colonna sonora di quello che è l'albo. Beh, prima diceva degli storici della Bonelli, no? Gli storici della Bonelli dovranno fare un capitolo su Emiliano Mammucari e il suo approccio del colore per dirlo. E come era
l'ha declinato e come lo sta declinando anche sui prodotti che stiamo facendo insieme, perché guardate che il lavoro di Luca sulle tavole di Davide con la supervisione di Emiliano, raga, è un gran lavoro, cioè dovete, io, se voi sfogliate la colorazione, una delle cose che ci dissero in redazione quando iniziamo a lavorare su Flash e Zapore è occhio ai colori, e noi diciamo, nel senso, cioè lo sappiamo, sono vestiti di rosso tutti e due, e in realtà la cosa non era così, era che Flash è uno dei supereroi DC in cui il reparto colore è il più importante, perché il colore dei fulmini ha una motivazione, il colore delle scie di Flash ha un suo discorso narrativo. Quindi quando saremmo andati in revisione DC, se avessimo toppato Flash ci sarebbero stati dei problemi, perché bisognava studiare anche lì. Quindi Emiliano e Luca, Emiliano e Davide si sono messi lì e si sono controllati i fulmini, che tipo di colore hanno, qual è il colore di Barry, che tipo di approccio hanno. E quando noi scriviamo fulmini in sceneggiatura, il lavoro che loro fanno sulla prima tavola in cui cade quel fulmine, non è che quel colore di quel fulmine non è stato ragionato. E in più dovevano trovare una colorazione che rendesse il dinamismo degli albi americani così accesi, ma che quando arrivavi alla parte di Zagor non ti sembrasse che improvvisamente avessi abbassato il volume del lavoro, no? Cioè, dovevi mantenerli allo stesso livello, ma uno è circondato di fulmini, l'altro no. Quindi già solo per quello devi bene valutare anche poi che tipo di sfondo, per esempio, metti a Zagor, per cercare poi di dargli quel tipo di atmosfera. E infatti le tavole hanno due colorazioni, due dominanti cromatiche diverse, quelle di Flash e quelle di Zagor, sul numero zero, e proprio perché Zagor c'ha la foresta di Darkwood, quindi è più verde la sua dominante, ed è un verde molto ricco, viene molto bene sulla pagina. E è un po' tutto così. Quando cerchiamo di approcciare quel tipo di lavoro, è ovvio che poi quando c'è gente brava si mette là e lo migliora sensibilmente. Ma infatti, almeno ha detto, e poi prima in Bonelli il colore era così e così, poi a un certo punto è successo qualcosa. Io direi che è successo Emiliano Mammucari, ecco, che sì. E in un modo o nell'altro è chiaro che la casa editrice voleva farlo questo salto, perché appunto non è che Emiliano cosa che da solo, senza che permesso gli vengano supervisionate, però non è sbagliato dire che è merito suo, perché in un modo o nell'altro ha fatto un lavoro. Voi considerate una cosa: quando ho cominciato a fare Orfani, il colore di Bonelli appunto era solo celebrativo ed era a tinte piatte, no? Ma per una motivazione pratica, perché la carta Bonelli teneva benissimo il bianco e il nero, ma non era una carta ottimale per il colore. Quindi il lavoro grande che ha dovuto fare Emiliano soprattutto è stato un lavoro di sintesi sulla trasposizione futura, cioè che tu ti trovi quando colori al computer le tavole a vederle in un determinato modo, che poi non sarà mai quello che sarebbe stato scampato dalla Bonelli. E quindi tu a volte vedi delle tavole che Emiliano ti manda al colore, che tu dici: ma perché qua c'è questo colore? Perché lui già lo vede per come uscirà stampato, non per come sta uscendo adesso. Sì, mi raccontava i tempi di Orfani, che andava in tipografia a vedere come il colore uscisse, cioè, ha fatto un lavoro spaventoso effettivamente. Ci sono delle cose che ancora non ci sono chiarissime, tipo i viola come vengono fuori, però ci fidiamo. No, ma infatti considera che nel tempo questo lavoro si è complicato ulteriormente, perché poi è stata varata la linea della libreria della Bonelli, esatto. Che quindi non sta più con la carta dei titoli. La carta è diversa. Esatto. Quindi ricalibra tutto. E quindi lì devi lavorare su una carta che renderà bene in un determinato modo e una che invece deve funzionare in un altro. Al di là di questo, la valenza narrativa, drammatica, emozionale del colore. Quindi c'è tutto un discorso dietro che ha fatto Emiliano, che si è caricato sulle spalle e ha creato un team straordinario, perché comunque da Luca Sabone a Giovanna Niro, che è partita pure lei con lui, a Alessia Pastorelli, a Tele Matera. Cioè, io vi dico solo una cosa: quando abbiamo ragionato il confine, moltissimo del tempo trascorso a lavorarlo era per capire quale potesse essere l'identità visiva del colore del confine, che doveva essere diverso di primo acchito dal colore di Orfani e doveva essere diverso dal colore poi di Flash e Zagor, ma doveva avere una sua anima. Ecco, ci abbiamo messo tanto,
Emiliano ha fatto un lavoro enorme con Adele e Alessia, che sono le due coloriste principali del confine, però questa cosa ci ha portato al fatto che quando Palumbo, e stiamo parlando di un uomo che non solo insomma, è un dio del bianco e nero e della china, ma è un dio anche del colore, quando Palumbo ha studiato il numero uno, ha visto i colori di Adele, ha detto è il mio fumetto colorato meglio. Cioè, Adele quasi se la fa addosso dalla felicità. Insomma, quando un professionista come Giuseppe ti fa un complimento del genere, insomma, no. Ecco, e siamo arrivati al confine. Prima del confine, io volevo solo una piccola parentesi. Tra queste tante opere colorate e supervisionate straordinariamente, mi piace citare Zardo, perché io credo che tra le opere che sono state pubblicate nel 2020 sia una di quelle di cui purtroppo si è parlato non abbastanza per diciamo l'impatto dal punto di vista anche visivo. Oltre a Zardo, però, ovviamente c'è il confine di cui a un certo punto dovevamo parlare. Davide lo sa, bisognava. Vai Francesco, scusami per l'interruzione. No, ci mancherebbe altro. No, il confine è proprio, secondo me, è proprio racconta, si può proprio sintetizzare in questo il fatto di essere un progetto decisamente ambizioso. Tu leggi un numero del confine e percepisci che attorno c'è un mondo, e poi già dalla presentazione, io ho visto la presentazione a Lucca, infatti poi una cosa che volevo chiedere, e mancando quegli incontri personali in cui comunque venivano fuori queste idee, quest'anno come avete fatto voi autori? Che dolore. È un disastro di call continue. Posso immaginare, perché effettivamente un oceano di call. Deve essere diverso comunque lavorare in remoto piuttosto che incontrarsi, anche tra di voi e i vostri autori. Guarda, sì, perché non c'è mai una valvola di sfogo. Le serate in cui magari ti puoi permettere di lavorare tutti insieme sono comunque anche una valvola di sfogo, gli incontri sì. Col pubblico sono comunque un momento in cui vedi se alcune scelte che hai fatto sono andate bene o no, quindi sì, dal punto di vista lavorativo è tutto diventato un po' più complicato, più farraginoso, questo sicuramente. Non troppo, cioè nel senso non abbiamo subito troppo come altre categorie, quindi ci riteniamo fortunati, però sicuramente è più farraginoso. Io sto tantissimo, cioè io di mio, per me lavorare insieme alle storie vuol dire crearle insieme, cioè sì. Per ogni riunione di lavoro partiva o da un pranzo o da una cena e poi si tirava avanti le 5-6 ore successive, raggiungendo degli apici meravigliosi come a casa dei Ceccotti di LRNZ, per cui si comincia e si esce 48 ore dopo, okay? e non è un'iperbole, erano 48 davvero, io a 24 ho mollato perché dovevo portare c'avevo mio figlio da portare a scuola e dovevo andare via, è stata una cosa terrificante. Quindi ora sto concludendo il tuo volume perché Lorenzo sta concludendo il suo volume autonomo perché non riuscite più a vedervi quello. No, è faticoso, purtroppo è faticoso. A me Lorenzo aveva stupito quando ha raccontato, era venuto qua a Genova a presentare, non so se Astrogamma o Golem, e nel frattempo se ne veniva con il merchandise di Monolith e raccontava la sua esperienza nel costruire la macchina che poi avete usato per il film. Sì. Ed ero rimasto basito dai racconti che faceva nella realizzazione di quello che era uno strumento inesistente, che poi era la scatola poi nella realtà, ed era l'attenzione che lui pone davvero nella lavorazione di tutti i suoi progetti, è davvero una roba che fa davvero impressione, tant'è che le sue copertine, sia quelle che abbiamo visto, soprattutto a dicembre uscita la copertina del numero 7 che ha lasciato senza parole. Oh, ecco, parliamo un po' del futuro, visto che ci troviamo. Come andrà avanti il confine? O meglio, ovviamente non possiamo fare spoiler, ma i prossimi saranno pubblicati quando? Avete un'idea? Allora, noi abbiamo perso qualche mese quando c'è stato il lockdown, okay. In cui le librerie non erano aperte, quindi non abbiamo preferito non uscire.
per non uscire solo online. Da quando le librerie sono aperte abbiamo cercato di rimantenere quella che era la nostra cadenza bimestrale. Bimestrale, ok. È ovvio che, non lo nascondiamo, la mancanza di Lucca ci ha dato una bella botta, perché noi a Lucca avremmo voluto, era pianificato, cioè dovevamo ripresentare un'altra tripletta di volumi, ok? Che poi ci saremmo portati via. Questa cosa non è stata possibile, quindi non c'è stata la possibilità di avere quell'accelerazione, quel tipo di contatto col pubblico, insomma, è stata un po' complicata come anno. Quindi resteremo bimestrali, con un po' di strascico di ritardo, ok? Perché non, la ripartenza poi di tutte le distribuzioni, tipografie, roba varia, non hai sempre le tipografie a disposizione, tipo l'ho scoperto recentemente, è ripartito un po' tutto accavallato, quindi cerchiamo di mantenere comunque la bimestralità e continuiamo così. Stiamo lavorando sul gioco, stiamo lavorando sul romanzo, sulla serie TV, quindi il confine va avanti. Ok. Sperando di poterci rincontrare presto con tutti, insomma, eravamo nel bel mezzo di un tour, di un gran bel tour di promozione del confine, interrotto miseramente a tre date dalla fine. Infatti, diciamo, teniamoci aggiornati anche sui ci si augura sulla ripresa dei tour. Speriamo. No, più che altro la mia domanda è... No, scusami. Da Genova un annetto fa, effettivamente. Che cosa? Eravate passati proprio da Genova più o meno un anno fa. Sì, eravamo all'interno di un tour. Dovevamo scendere a Napoli, mi sembra Napoli, era subito quella dopo, chiusa Italia, chiuso tutto, c'era un disastro. Sì, sì, anch'io. Quindi, con la K11 ero a Perugia. Ma è duro con K11? In piena promozione? Lo ricordo bene, perché il 21 è venuto fuori il primo caso a Codogno e noi il 20 eravamo a Perugia. Quindi il 21 io sono rientrato a Milano. Ricordo sul 3. Poi io qua vicino c'ho Sky, c'ho tutti gli uffici di Sky, e sul treno, che di solito poi... ci sono i giornalisti, c'erano dei giornalisti che parlavano al telefono dei primi casi Covid. Mamma mia, sei ben informato, insomma. Ti arrivano di prima mano, insomma. No, perché il 20 era, sì, tanto noi non ce ne abbiamo, siamo tranquilli, invece poi era venuto fuori la mattina che c'erano stati quei due casi a Roma, e poi stava venendo fuori il caso quello di Codogno, quindi c'era il giornalista, mi ricordo, che stava scendendo qua a Rogoredo, che c'è la stazione, che diceva no, ci sono venuti fuori poi i primi casi. Scusate, dico la parentesi. No, vabbè, anche K11 comunque ha avuto lo stesso. Tutte le uscite buone hanno subito un riassestamento, tutte almeno con noi di libreria al confine K11, anche le altre che avevano annunciato, se avete visto, sono state un po' tutte riorganizzate. Dico, adesso a rientrare un pochino, perché noi da pianificazione, visto che il numero uno è uscito a dicembre in libreria dell'anno scorso, da pianificazione, essendo una collana bimestrale, noi avremmo dovuto uscire con il numero 6 in libreria a dicembre di quest'anno. Invece, appunto, abbiamo avuto un delay di 2 mesi dato dalla chiusura delle librerie, per cui invece di uscire a dicembre con il 6, stiamo uscendo tra fine gennaio e inizio febbraio con il 6. Quindi diciamo che abbiamo alla fine arginato solo a 2 mesi questo delay nelle uscite, cioè abbiamo 2 mesi di ritardo sulla produzione per come era stata preventivata all'inizio, però appunto nessuno poteva, insomma, prevedere una pandemia mondiale e così. Quindi però mi sento di rassicurare i dottori che comunque lo seguono, che non ci sono altri ritardi, nel senso, chiusi quei ritardi di 2 mesi, anche perché poi qual è il problema? E qui, visto che stiamo parlando in uno spazio di addetti ai lavori di altissimo profilo, le possiamo anche dire queste cose, cioè noi il ritardo l'abbiamo stra recuperato, però che cosa fai? Esci con il volume 6, 7, 8 insieme per recuperare un ritardo? Le librerie non ti seguono, no? Hanno bisogno del tempo di vendergli i volumi, quindi pure tu devi organizzarti con loro. E per la Bonelli il confine è stato il primo... investimento rischioso nel fare una collana bimestrale da libreria, per cui quello che ti dicono è: almeno 2 mesi un volume me lo devi lasciare in libreria, così che io posso farlo arrivare a tutti i miei lettori.
e quindi noi non possiamo neanche accelerare, volendo, cioè recuperare quel ritardo oggi come oggi nel reparto libreria non è possibile, perché ti dicono proprio no, se no tu vai a, a punire un quel volume che poi tieni meno tempo in libreria. E aggiungo anche col fatto che non ci sono fiere in vista che possano in qualche modo comprimere l'uscita una volta. No, noi facevamo tantissimo movimento sulle fiere, almeno il Confine l'abbiamo visto, aveva un ottimo movimento sulla fiera, quindi potevi anche giocare tra la fiera e la libreria. Qui tutta la filiera è stata un po' scossa, quindi dobbiamo riammortizzare un po' le scosse. Noi non prevediamo ritardi, però quelli che ci sono stati ce li teniamo, insomma, non è che possiamo... Okay. Fare uno specialone da 128 pagine e mandarlo così in edicola e cambiamo tutto, non si può più fare. Insomma. Oh, avete detto la parola edicola, ora ve lo devo. Arriverà prima o poi in edicola? Via, l'ho detto. Quale? Flash Zagoro, il Confine? Che cosa? Quello già lo sappiamo. No, il Confine. Ma certo, la Bonelli è una casa editrice che è diventata famosa per la pubblicazione in edicola, quindi il mercato delle edicole sicuramente sarà coinvolto. Paradossalmente, quando in realtà dipende da tanti fattori, voglio dire, adesso noi stiamo andando in libreria. Ora, io credo che il reparto libreria della Bonelli segua le leggi editoriali di qualsiasi altro reparto da libreria. Cioè, Mondadori fa uscire un libro, questo libro fa il suo excursus in libreria, vende le sue copie in libreria, e poi, forti del successo di quelle vendite, esce l'edizione economica anche da edicola, o riesce l'edizione economica. Ecco, chiaramente io credo, perché poi si parla, come vi dicevamo all'inizio, non stiamo sui tavoli che decidono la programmazione editoriale di ambito edicola o libreria, ma sicuramente il successo della testata e il tempo che passa tra l'uscita e libreria porterà all'uscita anche in edicola. Però di sicuro la Bonelli, figurati se la Bonelli non va a pubblicare un fumetto in quello che è il suo tempio. Invece per quel che riguarda i progetti, diciamo, che ruotano attorno al Confine, soprattutto la serie televisiva, mi chiedevo a che punto fosse, che tipo di schedula abbia, che tipo di previsione abbia, quando vi inizieremo a vedere l'universo del Confine in maniera tangibile. Allora, sulla serie TV abbiamo il problema degli avvocati, no, a parte gli scherzi, ci sono delle cose abbastanza importanti che si stanno muovendo, però gli avvocati Bonelli ci seguono, quindi non ci sono degli accordi. Salutiamoli. Ciao ragazzi. Quindi, no, purtroppo sulla serie TV ci sono ovviamente degli accordi che presuppongono altri movimenti su cui non possiamo essere precisi. Continuiamo a lavorare sulla serie TV, pure lì tutti i set, tutto quello che è successo, tutti i blocchi non hanno aiutato. Il mondo dell'intrattenimento audiovisivo pre-pandemia, post-pandemia si è molto modificato, anche solo sui servizi streaming. Oggi vedevo il lancio di Netflix di un film a settimana, mi ha fatto abbastanza impressione. Cioè, ma è stata una cosa, non so se avete visto, ha lanciato questa cosa che per lei come servizio streaming per il 2021 lancia un film o più film a settimana. Sono uscite dal cinema. Sono delle cifre enormi, quindi pure lì è tutto molto in movimento. Noi continuiamo a lavorare sulla serie TV, la portiamo avanti, però date non le possiamo ancora dare. E suppongo neanche la piattaforma. Quello è proprio l'avvocato, cioè nel senso che poi ti do il numero e parli direttamente con l'avvocato. Okay. Forse sul numero dell'avvocato c'è scritto anche. Chiaro, nel senso è la piattaforma dell'avvocato, vai lì. No, il punto è che, ragazzi, alcune cose che sono in lavorazione, voi non sapete quanto noi vorremmo dirvi tutto. Raccontare, ma cioè, ragazzi, noi un giorno vi racconteremo l'NDA per Flash Zagor. Quando abbiamo cominciato a lavorare su Flash Zagor, no? Dove oltretutto facciamo due case editrici importantissime dietro, lì tu firmi dei contratti di riservatezza, giustamente, in cui tu non puoi dire nulla, ok? Quindi le volte in cui noi eravamo seduti tra i nostri colleghi professionisti che dicevano: ah, ma quindi la Bonelli sta facendo questi crossover, ma chi li fa? E noi, chi lo sa, magari stavamo lavorando da mesi lì, oppure sai, Davide sta lavorando su quelle tavole da quasi un anno ormai, e non poteva postare nulla su una, eccetera. Quindi
Stiamo lavorando a una serie di cose, per cui noi al momento sul confine abbiamo l'ok della casa editrice a poter dire, a poter parlare del gioco di ruolo del confine, che è in via di realizzazione. E oltretutto, ragazzi, io ve lo dico, sta venendo una figata assoluta, mi diverto come un pazzo a fare le riunioni sul gioco di ruolo, e con realizzato sotto il brand di, che uscirà con il marchio del richiamo di Cthulhu, che comunque è un super, sì, super brand, è il secondo più famoso al mondo dopo Dungeons & Dragons, e con i ragazzi di Raven Distribution. Stiamo lavorando ai libri game del confine, stiamo lavorando al romanzo, al primo romanzo del confine, e sto perdendo, perché ci abbiamo, in realtà stiamo lavorando altre due cose che non possiamo ancora rivelare, ma che crediamo che saranno rivelate e annunciate nel corso del 2021, sempre dedicate al confine. E diciamo che un mondo si costruisce un passo alla volta, e il fatto che ancora non facciamo in continuazione annunci o non mostriamo non vuol dire che non ci stiamo lavorando, anzi vuol dire che ci stiamo lavorando e non vediamo l'ora di farvi vedere quello che stiamo facendo. Credo appunto che il gioco di ruolo sarà la prima cosa che uscirà, poi seguirà il romanzo, giusto Gio? Sì, il gioco è la cosa più avanzata sicuramente. Il romanzo è scritto a quattro mani o, come avviene in Drago Nero, vi alternerete? No, a quattro mani. Ok. Il romanzo, sì. Quattro mani. Diciamo una cosa. Un sacco di mani, invece. Il gioco sì, è vero. No, ma nel gioco, scusate, sì, possiamo dargli qualche anteprima, per esempio? Non lo so, io non direi niente. No, anche gli avvocati del gioco. Mi carico la responsabilità di dire che nel gioco, tra gli altri che ci stanno lavorando, finalmente sale, assurge al ruolo di autore e scrittore anche Federico Rossiedrighi, che comunque, Federico, sceneggiatore bravissimo, incredibile, ha sceneggiato Le storie di Landog, bellissima, ha sceneggiato Foruz, ha sceneggiato Topolino, quindi è uno sceneggiatore bravissimo. E lui ha tutti i layout, no? Esatto, sì. È l'autore di tutti i layout del confine, conosce benissimo il mondo del confine e soprattutto, come Giovanni, è un grande giocatore di ruolo. E per cui, quando si è trattato di scrivere la storia del gioco di ruolo, voi considerate quello che abbiamo detto in tante interviste: il confine fa tutto parte dello stesso affresco narrativo, per cui se tu leggi la serie a fumetti hai una storia completa che analizza una parte di quel mondo, se tu giochi il gioco di ruolo hai un'altra storia del confine che è ambientata sempre lì, con mille punti di contatto, ma che è assolutamente leggibile a sé stante, fruibile a sé stante. Cioè, chi gioca il gioco di ruolo del confine non ha bisogno di leggere la serie, perché lo può giocare autonomamente ed entrandoci subito, ma allo stesso tempo, se è un lettore della serie, nota decine e decine e decine di cose in trama. Assolutamente, come, io non so se voi leggeste all'epoca e se prendeste il portfolio del confine, lì dentro c'erano 12 illustrazioni incredibili fatte da 12 superstar del fumetto, dietro ognuna c'era una pagina di questo racconto di 12 pagine. Molti che hanno letto quel racconto in prosa, in realtà solo con il volume 5 hanno capito, hanno colto esattamente quando era ambientato e come, perché noi lì davamo un racconto completo che però anticipava delle cose che, non avendo letto il fumetto, in quel momento non potevi cogliere, leggevi il racconto ma non capivi tutto. Adesso invece è totalmente comprensibile, quindi chi leggerà il romanzo, per esempio, il romanzo è leggibile a sé stante, anche se non hai mai letto il confine, ma allo stesso tempo, se hai letto il confine, col romanzo capirai tutta una serie di cose che avevi davanti agli occhi fin dal primo momento, ma che non sapevi che avevano quell'importanza lì. Infatti, quando dicevo che uno dei progetti più ambiziosi mai fatti dalla Bonelli, non penso di aver detto una roba da eretico, nel senso, effettivamente il confine dà proprio l'impressione di essere una specie di cattedrale in questo momento qua, nella proposta editoriale di Sergio Bonelli Editore. Mi piace che ci abbiamo la cattedrale del confine. No, okay. Mi piace un sacco come cosa. Uno dei prossimi potrebbe intitolare la cattedrale, io lo ve lo dico. Una cosa gotica disegnata da Cecotti, così abbiamo risolto. Ma sì, effettivamente.
Ma sì, ecco, no, io volevo ringraziarvi anche per questo, perché mettete le negli episodi precedenti. Veramente, vi devo ringraziare perché io ho una memoria pessima. Ecco, devo spezzare una lancia per Mauro e Fabrizio Perrocchi, che è il grafico che cura tutta la cosa, perché quello se lo caricano soprattutto loro e sono bravissimi. Ti posso dire che ci moriamo sopra? Sono proprio una, è una fatica infinita, Morelli, che fanno di più a fare quella roba lì che a fare 10 pagine del che l'impaginato del confine, è vero, c'è cioè una cosa. Però è un incubo perché in realtà ci sono due incubi diversi: il previously e il prossimamente. Infatti, penso che quello sia peggio. Allora, perché quando fai negli episodi precedenti, tu devi studiare. Che cosa succede in quell'episodio? Cioè, per esempio, adesso abbiamo fatto quello del 6, no? Che dovrà uscire. Ok, allora, il ragionamento è, se un lettore va in libreria e compra il volume 6 e non compra quelli prima, come glielo rendiamo comprensibile in una storia che è così orizzontale come quella del confine? Allora, innanzitutto, quali personaggi vediamo nel 6 che sono centrali? Perfetto, dobbiamo riassumere qualcosa di adatto a questo volume 6, quindi non possiamo replicare il riassunto del 5, il riassunto del 4, il riassunto del 3. Non è un semplice aggiornare i riassunti, ma andare nello specifico di quelli lì e impaginarli quasi come fosse un trailer. Allo stesso tempo lo dobbiamo fare per il volume successivo. Però giocando molto, io invito chi si legge i numeri dopo a rileggere il previously del mese prima, perché in realtà giochiamo molto con il lettore e con le aspettative, perché poi dovrà aspettare 2 mesi. E quindi giochiamo tantissimo su quello che troverà nel numero dopo e spesso modifichiamo i colpi di scena, non li modifichiamo nel testo, ma li impaginiamo come nei trailer in una maniera particolare, per cui tu magari sei portato a credere determinate cose e ti fai i tuoi determinati film in testa, ma poi quando lo leggi scopri che è un'altra cosa ancora. Questo tipo di linguaggio è quello che usava Lost, se ricordo bene. Sì, è una delle cose che abbiamo copiato in giro per il mondo dalle cose che ci piacciono. Cioè, l'abbiamo preso. Il previously è proprio sì, da serie TV e dal. Però è anche, se vi ricordate, la Bonelli negli anni 90, la quarta di copertina. Faceva la quarta di copertina con 3 vignette. Sì. Quindi è ibrido come linguaggio. E poi puoi fare questa cosa quando c'hai un mostro della grafica e dell'impaginazione, del design come Fabrizio, perché una cosa che ci teniamo a sottolinearvi è che è vero che il confine ha tante declinazioni, ma una delle cose che noi abbiamo messo dall'inizio nero su bianco è che tutte dovevano avere la stessa linea grafica riconoscibile, declinata in vari ambiti, ma riconoscibile e che fosse un marchio di fabbrica. Per cui Fabrizio Perrocchi veste il confine in tutte le sue incarnazioni ed è, secondo noi, distintivo quasi come... Cioè, lo stile di Fabrizio sul confine è distintivo quanto il nostro stile di scrittura sul confine, quanto lo stile di colori che Emiliano fa insieme ad Ele e Alessia, quanto lo stile dei disegni. Cioè, Fabrizio è un artista che lavora sul confine a tutto tondo come gli altri. E devo fare tanto di cappello alla Bonelli che comunque è stata finora con noi sempre solo uno stimolo a fare di più e meglio. Anche nelle nostre idee più folli, perché comunque l'idea di lanciare una serie invece che con numero zero, con un portafoglio, come un art portafoglio con i disegni di Shintaro Kago dentro. Cioè... Oh, a tal proposito, scusate, c'era un lettore che tempo fa ci chiedeva: ma disegnerà un volume? Ecco, l'abbiamo nominato. Lo dobbiamo questa dire. È una delle cose che non possiamo dire, però diciamo al lettore di seguirci. Di seguirci. Però i 12 autori del portfolio li troveremo ancora. Vi chiedo anche se vedremo Gipi tra gli altri insieme a. Non so se avvocati, però stiamo proprio un pochino. Gli avvocati, niente. Yes, si avvocati. Vediamo. Però posso dire una cosa che vedremo e che è sconvolgente: è la prossima copertina. Ora, io ci sono degli elementi narrativi nella prossima copertina che io già praticamente vi sto dicendo, oltre, vabbè, non mi voglio dilungare sulla parte narrativa, però sì,
Nel frattempo, visto che Francesco mi ha lasciato solo e quindi posso prendere la palla al balzo, la mia domanda iniziale era sul confine, era: ma questo arco narrativo a un certo punto ha una conclusione, ovvero c'è una struttura in stagioni che finisce con un numero che almeno possiamo dire, oh, aspetto sto numero che devo capire tutto? Certo, cioè, tutto quello di questa... L'ultimo numero. Cioè? Allora, puoi sapere come finisce? No, perché io poi te lo racconto, però poi è... No, non voglio sapere come finisce. Abbiamo scritto il finale, però ti dico una cosa. Il confine è già scritto. Twin Peaks è morto nel momento in cui hanno rivelato chi era l'assassino di Laura Palmer. Quindi noi quello che non faremo in questo momento è rivelarvi chi è l'assassino di Laura Palmer. Si stava scaricando la batteria, scusatevi. Esatto, stava scaricando la batteria e si stava rivoltando. No, allora il confine non proseguirà all'infinito, c'è un punto di fine. C'è un punto, okay. C'è un punto di fine. È già scritto, poi figurati con le fisse che ci abbiamo in mano sulle strutture narrative. Ecco, come perché, Flash e Zagor anche perché finirà il disegno delle costine, finisce per cui... anche il disegno delle costine. Ma il Zagor lo sapete, ma già l'avete visto il finale. E vabbè, e ci dite la pagina allora, così evitiamo di andare avanti. Tutto. No, Giuseppe, tutto vuoi sapere? Oppure no, avete ragione. Però comunque cosa, a parte tutto, Una cosa che noi abbiamo dovuto fare anche su Flash e Zagor, per esempio, è che io e Mauro siamo abbastanza precisi sui soggetti barra scalette che abbiamo, quindi in realtà pure Flash e Zagor, al di là del fatto della mini, non è che abbiamo dei dubbi su come proseguirà, è che è tutto già super giù sistemato, e con lo stesso confine, tutto già super giù sistemato, però su Flash e Zagor è più facile perché sono meno tavole, sul confine ci vuole un po' più di tempo per farvela arrivare, insomma. Quando abbiamo presentato il progetto in Bonelli già c'era il finale scritto. Cioè l'unica cosa, per esempio, che era il problema Lost, appunto, di andare a un certo punto a casaccio. No. Grazie. Ma è stata anche una delle cose che ci ha fatto approvare subito il soggetto in DC, per dire. Avete dei soggetti così solidi, ti aiuta tanto quando poi ti relazioni sia con le redazioni, sia per te stesso, che magari quel giorno ti sei scordato che avevi detto un'altra cosa prima, è facile. Effettivamente anche quell'aspetto lì di DC Bonelli è una cosa, beh, torno all'inizio della nostra diretta, cioè com'è che gli incontri sono stati decisi? Com'è che si è deciso che Batman doveva incontrare Dylan Dog? Com'è che si è deciso che Zagor dovesse incontrare Flash? Che Tex dovesse incontrare Superman, per esempio, non lo so, secondo me, io non l'ha detto nessuno allora, ancora, però lo diciamo qui. È possibile perché vince Tex, Tex non perde. Allora, quell'incontro... Ne parlavo con mio figlio e ne è convenuto. È veramente tosto da fare. Ne è convenuto. Quello sarebbe molto tosto. Ragazzi, io do una gamba per scrivere Giulia Lobbo. Sentite, però, a parte gli scherzi, visto che siamo ritornati sul tema crossover, scusate, ricollegandomi alla domanda di Francesco. Io mi era rimasto il pallino sin dall'inizio di questa live di una domanda da fare a voi, ma anche a Davide, perché altrimenti poveretto se ne va in tristezza. La mia domanda è, ma il grado di realismo su cui settare questa storia, quanto è stato difficile trovare un punto d'incontro tra il mondo di Flash, il mondo di Zagor, è il fatto che comunque teoricamente nell'idea di alcuni lettori magari il fumetto Bonelli sarebbe un fumetto, diciamo, realistico, mentre magari il fumetto DC potrebbe essere in qualche modo avere comunque dei connotati fantascientifici, anche se, voglio dire, Zagor è un crocevia di generi, di, no? Però voglio dire, è stato difficile per voi riuscire ad arrivare allo stesso livello di realismo o c'erano già, ecco, questa era la mia domanda. Vado io? Sì. Io e Mauro abbiamo semplicemente detto che dovevamo per funzionare questa Giulia Lobo è la risposta a tutto, comunque. Salutiamo Paolo, ecco. No, quando ci siamo confrontati io e Mauro abbiamo detto che questa storia restava in piedi e avrebbe funzionato solo se avremmo alzato il volume completamente al massimo. Perché essendo due personaggi Silver Age, i personaggi Silver Age hanno iscritti nel loro DNA che devi alzare tanto.
Quindi non era un problema di realismo, anzi, era un problema di dare al personaggio qualcosa di bello importante da fare, perché Zagor fa sempre delle cose molto grosse. Butta giù Titan Zagor, non è che risolve un caso di omicidio, cioè risolve a volte anche casi di omicidio, però tendenzialmente Zagor è uno che butta giù Titan, quindi quella era la linea, ok? No, non lo so, allora il realismo credo sia un po' un problema più di Davide, cercare di mischiare quei due linguaggi visivi, perché a volte potrebbero fare più a cazzotti, però non lo so, sentiamo lui, da sceneggiatura... Ma in realtà no, perché comunque alla fine Zagor, il mondo di Zagor è talmente tanto eclettico su un sacco di cose che non era poi così difficile mischiarli insieme. Cioè, nel senso, Zagor affronta veramente di tutto, cioè ha affrontato di tutto e di più, quindi insomma non credo ci fosse... all'inizio un problema sul settaggio, di mettere due cose. Sì, i personaggi sono effettivamente diversi, però forse Zagor è nella scuderia bonelliana è il vero, cioè uno dei, forse il puro supereroe. No? Esatto, quello che ci stava suggerendo anche Paolo nel commento. Il concetto proprio di... Se questo anche vi ha ispirato, il fatto che sia una sorta di, cioè, quello che supereroe con un simbolo del resto. Esatto, quindi... È quello che si presta più a essere un supereroe rispetto poi a tutto il parco di eroi bonelliani, che invece sono eroi, tra virgolette, normali, no? Nella pura eccezione del termine. Però Zagor si presta molto, oddio, anche Tex è ormai supereroe perché effettivamente non perde mai, però insomma sono molto simili, hanno proprio un linguaggio, si muovono sulla stessa linea d'onda. Sì, quindi non credo sia un problema di realismo. Non è tanto la verità, quanto la veridicità. Cioè, quanto credi a quello che vedi. E lì dove, appunto, in Tex, nonostante lui sopravviva contro un milione di criminali senza prendere mai quel proiettile mortale, però percepisci che la narrazione è realistica, in Zagor... Sergio Bonelli fece una cosa geniale, che è quella che poi farà Alan Moore 40 anni dopo con Tom Strong, cioè creare un divertimento narrativo in cui infilare, cioè creare una scusa in cui infilare tutte le cose che ti piacciono. Cioè, quando Sergio Bonelli andava al cinema e vedeva Il mostro della Laguna Nera, tornava a casa e infilava Il mostro della Laguna Nera dentro Zagor. Quando vedeva un film con i samurai, che lo divertivano, infilava i samurai dentro Zagor. Quando vedeva Lo scienziato pazzo, che creava robot giganti con una fantascienza ante litteram, lui lo infilava dentro Zagor, perché comunque aveva creato con Darkwood, che è Darkwood la chiave per capire Zagor, un crocevia narrativo talmente potente, talmente libero, che era proprio veramente un crocevia di generi narrativi. Era l'estasi, la gloria della narrazione pulp. Se ci pensate, quella che usciva dai magazine dell'epoca, no? Lui infilava tutto lì dentro. Quando Alan Moore fa Tom Strong, più o meno fa la stessa cosa, cioè glorifica quel tipo di narrazione, e quindi in Tom Strong possono esserci benissimo le maledizioni azteche, ma allo stesso tempo può esserci una narrativa alla Verne, può esserci il robot del pianeta proibito, e questa cosa la fa in maniera consapevolmente postmoderna Alan Moore quando fonda la ABC. La fa in maniera inconsapevolmente postmoderna Guido Nolitta nel 60, perché all'epoca il concetto di postmodernismo non era stato ancora codificato, ma lui era già postmoderno senza saperlo quando fa Zagor. E secondo me la chiave più importante è proprio quella, cioè Sergio Bonelli riempiva Zagor di cose che gli piacciono, che gli piacevano. Secondo me il modo per cui oggi devi raccontare Zagor è continuare a tributargli quella cosa, cioè quando racconti una storia di Zagor la devi infarcire, riempire di quello che ti piace e che ti diverte. Se vedete già nel numero 0, in 20 pagine, noi ci abbiamo messo
sette sciamani misteriosi, un bambino che si muove fuori dalle realtà e dal tempo, i 12 villain più fighi di Zagor, i villain più fighi di Flash, una storia che si intreccia, le battute con Chico, le cose, cioè l'abbiamo riempito di quello che ci piace, e ci accorgiamo che quando tratti così Zagor ti ritorna indietro la soddisfazione. Cioè, quando noi vediamo le tavole fatte da Davide, quando vediamo, cioè, io vi dico la verità, io mi sono emozionato quando ho letto i primi commenti degli zagoriani che avevano colto alcune cose e che quindi, pur non accettando magari inizialmente geneticamente l'idea di vedere il loro eroe con Flash, in realtà si sono divertiti. Perché non scordiamo una cosa, Giovanni prima parlava del cuore, ed è vero, ci sono lettori che sono, cioè sono due personaggi che hanno veramente 60 anni di storia, 70 anni di storia. Zagor quest'anno fa 70 anni, cioè c'è gente che legge Zagor da molto prima che io nascessi, da molto prima che io, Giovanni e Davide nascesse, da molto prima che noi tutti nascessimo. Io mi rendo conto che se vai a raccontare una storia di questo personaggio, c'è gente che la vive come se gli stai a toccare il fratello di una vita, e quindi la devi rispettare quella persona e devi rispettare il suo rapporto con quel personaggio. E vi dico che almeno dal mio punto di vista è una bella responsabilità, ma è divertente da prendere. Certo. A tutti e tre mi avessero detto: lavorerai su Zagor, lavorerai su un progetto come il Confine, lavorerai su Flash per quel che riguarda anche Davide, ci avreste creduto? Cioè, no, qua, no. Quando? Dopo? Sì, no, aspetta. No, dopo sì, ovvio. È vero, quando? No, da ragazzi, quando si leggono le storie, si dice, mi piacerebbe, ma cioè, no. Il punto dell'ambizione è già superato, è quello che mi fa impressione. No, nel senso, dipende dall'età, cioè... quando sei ragazzo magari hai un'aspirazione, no? Vuoi provare a fare come fa Claremont, no? Allora ti guardi quello, o stai in fissa per Alan Moore, non so Davide chi copiava quando era giovane, allora dici voglio fare le tavole. È ovvio che guardi delle persone che ti influenzano e punti ad arrivare lì. Quando ci sei dentro, cambia un po', perché non è, almeno per me, non è mai dire oh sono arrivato a scrivere Flash, chi l'avrebbe mai detto? Perché era, per me almeno è stata più la responsabilità, come ha detto Mauro, di fare una bella storia di Flash per i lettori di Flash e di fare una bella storia di Zagor per i lettori di Zagor, mettendoci tutta la tecnica, la passione e quello che ho imparato negli anni. Quindi quando lo lavori, magari ti arriva dopo, magari ci hanno fatto notare l'altra volta che siamo stati gli unici italiani a scrivere ufficialmente Flash. E quello da 60 anni di storia, è fighissimo essere gli unici italiani che hanno scritto una cosa, ok? È particolare, magari ti arriva dopo, almeno a me così, non so gli altri. Però non è tanto mentre ci lavoro. Cioè, quando me l'hanno detto ho pensato più, e mo? Che gli racconto a questi, detta burinamente alla romana? Più che il, sì, adesso sono un grande autore, sono arrivato, scrivo Flash. Non lo so, quella roba non mi passa mai per la testa. Mi interessa più fare un bel lavoro, almeno per me. Certo, da ragazzino, ma chi se lo sognava di mettere mano a Barry Allen? Ma mai proprio nella vita. Era una cosa che tu dici, sì, è fighissimo, ci sono autori che lo fanno, bel bravi. Certo, però quello di West... Però, ma no, sì, capito, cioè, magari dici, figa questa cosa che ha fatto Mark Waid, però non è che ci pensi che poi, prima o poi ti toccherà... scrivere pure a te, sono Barry Allen, sono l'uomo più veloce del mondo. Cioè, non ci pensi che sarà poi compito tuo farlo, almeno per me non è stato così. È stato emozionante quando l'abbiamo fatto, quello sì, quello è emozionante quando lo fai la prima volta, un po' di emozione di basso. Pure il primo Ayak. Vabbè. Non ti scorda mai. Perché quando sei in mezzo non te ne accorgi, quando stai facendo quelle cose, secondo me non sei proiettato nel dire, ah, finalmente, cioè, lo fai dopo, quando ti fermi, guardi un po' indietro, magari dici però. sì, è una roba che fai dopo, no? Che insomma, gestisci una volta che è finito, una volta che lo stai facendo, non sei così preso dal dire ah, finalmente l'ho fatto. Cioè, non lo so, almeno io sono.
la vedo così, insomma. Allora, io concordo con quello che hanno detto loro, però aggiungo che la prima volta che ho scritto su una sceneggiatura Ayak o Giuda Ballerino, piuttosto che mi chiamo Barry Allen e sono l'uomo più veloce del mondo, io credo che in tutti e tre i casi un po' me la so fatta addosso. dentro c'era un fomento notevole. Ma guarda, ti dico, succede anche quando li vedi che prendono vita. Cioè, a me capita di fomentarmi ogni volta che arriva una tavola di Davide e li vedo veri, cioè che non sono più una cosa di solo scritta, una serie di lettere una accanto all'altra, diventano veri. Vi lascio immaginare quando con Giovanni stavamo sul set di Dampir e vedevamo veramente Arlan Draga, Kuriak e Tesla. Io sono curiosissimo, porca miseria, quella roba lì c'è tutto. Porca miseria. Ragazzi, cioè stare in Romania e vedere i vampiri lì che combattono sul set è stato, cioè, faceva veramente impressione, anche perché loro tre, nel momento in cui smettevano di girare e stavano magari lì al buffet a mangiare una cosa, a parlare con noi, continuavano a essere Arlan, Tesla e Kuriak a vederli, quindi facevano veramente, veramente impressione. E vi racconto, hai mangiato con Dampir, quindi Sì. Hai mangiato con Dampir praticamente. Sì. Devo dire, posso dire, sì, assolutamente. Soprattutto con Kuriak, nel senso che Madonna, con Kuriak. Lì dove Wade Briggs, l'attore che ha fatto Dampir, comunque era molto concentrato e lo vedevi che prima della scena e dopo la scena lui stava proprio nel personaggio, quindi era un pochino più distaccato. E Tesla, comunque, che aveva un ruolo particolarmente fisico, spesso stava nel suo camper o cosa. Invece Stewart, l'attore che ha fatto Kuriak, era tipo il compagnone della vita. Era Kuriak nel personaggio, ma Kuriak proprio che vedeva con te come Kuriak nel fumetto, capito? Era un... Cioè, lui smetteva con tutta la troupe a scherzare e ridere, ed era, a parte, una persona di una simpatia incredibile. Però vi racconto questa cosa che forse o non abbiamo mai detto, oppure magari abbiamo detto solo una volta. C'era un'atmosfera talmente carina sul set di Dampir e divertita, che noi conserviamo una serie di regalini che hanno fatto loro sul set. Per dire, l'ultimo giorno delle riprese, l'attore che ha fatto Kuriak, appunto Stewart, ha regalato a tutta la troupe un portachiavi personalizzato di Dampir, con il logo di Dampir, una medaglietta, un sito Dampir, e però attaccato uno dei proiettili che lui ha effettivamente sparato. Uno dei bossoli sparati sul set. Cioè li ha raccolti personalmente, li ha fatti sistemare in un portachiavi che ha regalato a tutte le persone che stavano sul set. E allo stesso tempo, per esempio, il responsabile del trucco, capelli, make up eccetera, che è un tizio che ha appena preso l'Oscar per i capelli per il trucco, i capelli Luca di parrucco di Suicide Squad. Lui ha fatto un regalo a tutti, in questo modo che noi ancora conserviamo, cioè ha fatto stampare delle figurine, ma proprio figurine che tu stacchi, adesive e così, con tutti gli studi che aveva fatto fare al suo staff per i capelli dei vampiri, dei personaggi, e li aveva fatti in pacchetti da sei, impacchettati, chiusi con le pagine della sceneggiatura. Quello a me mi ha colpito. Quella era una grande chicca. E l'ultimo perché giorno, era la nostra sceneggiatura, quello a me mi ha colpito. Avevano un cestino dove tu ne pescavi una, avevi il tuo pacchetto di figurine, dei look, dei personaggi di Dap. Cioè, praticamente hanno riempito la troupe di questi regalini, per cui c'era veramente un'atmosfera super carina. Anche quello credo che sia uno dei film più attesi per noi amanti anche dei fumetti di Dampir, più attesi del 2020, per cui effettivamente si spera che... In post-produzione, poi un film virtualmente era finito, sapevamo già, si era detto probabilmente a una delle conferenze dello scorso anno, che ovviamente per forze maggiori si ritarda, ma come anche Diabolic, che lo abbiamo già avuto alle spalle, che invece non si sa bene quando uscirà, per cui abbiamo questi progetti, queste cose che noi da fruitori prima o poi vedremo, che qualcuno già conosce con la massima invidia nostra, effettivamente.
Ma allora, ti dico, guarda, in questo momento la Bonelli sta lavorando tanto in queste cose, per Michele Masiero come direttore editoriale comunque non perde di vista il faro che è comunque che sono i fumetti come punto di partenza per tutto, non viene, la Bonelli non dimentica che i fumetti sono il suo core business e anche il cuore dei lettori, e quando si lavora con Vincenzo Sarno che è responsabile del reparto multimedia e tutto il suo staff, quando si lavora con Simone Roldi, con Davide Bonelli, comunque anche se si sta facendo il cartone animato di Dragonero, il film di Dampir, il gioco di ruolo del Confine, il diktat in Bonelli è il rispetto per il fumetto di partenza in questi casi e per i suoi autori. E io non ho mai visto un rispetto simile, magari Giovanni, io non ho mai visto un rispetto simile per gli autori character in nessuna delle altre realtà in cui hanno lavorato. Che poi è il motivo per cui i diritti autori, i diritti diciamo televisivi sono tornati alla base dopo le esperienze traumatiche in giro per il mondo. Esatto, e non diciamo se dai diritti via non hai potere, quindi sì, infatti. Il far rientrare i diritti è un chiaro segno di voler avere voce in capitolo. Infatti tra un mese avremo Roberto con noi e chiederemo più o meno cose analoghe sui progetti che sta seguendo dal lato di Dylan Dog, per cui anche lì siamo curiosissimi. Visto che vi abbiamo già trattenuto oltre... Abbiamo fatto tantino. No, questa era solo l'introduzione, scusate. Però io una cosa voglio dire, ma riguarda soprattutto Mauro, del grazie da appassionato, da lettore, da persona che è rimasta anche chiusa in casa, come tutti quest'anno, che è per questo lavoro qua. Quindi volevo chiedere a Mauro... E anche per il seguito, È arrivato in settimana anche a me. Quindi tanto grazie perché avete trasformato quella che era una sofferenza, il fatto che Alfa non si sarebbe tenuto quest'anno, in un'opportunità. Quindi questa cosa qua effettivamente... E poi realizzato quello che è gli stati generali del fumetto italiano. Abbiamo un volume che è quello che è la raccolta di tutti i talenti del fumetto italiano nel 2020 effettivamente. Allora, innanzitutto ti ringrazio per le tue parole e sono contento che ce l'avete, eccetera. Allora, dall'altro, sono molto contento, qui con me ci sono due persone, Giovanni che ha scritto tutta la storia di Come Vite Distanti e in collaborazione con me, Artibani, Centomo e tutti gli altri autori coinvolti, altri disegnatori coinvolti, ma c'è anche Davide che ha disegnato anche lui una tavola, quindi mettendo tutti a disposizione il loro talento in maniera totalmente gratuita per la causa, non solo noi autori, non solo l'ARF che ha coordinato tutto, ma anche Press Up che ha scampato tutto senza prendere un euro, perché i 15 euro di costo del volume sono andati tutti dal primo all'ultimo, ed è tutto oltretutto verificabile in maniera trasparente sui nostri siti, allo Spallanzani, motivo per cui è nata un'amicizia, una collaborazione con i direttori dello Spallanzani, e la direttrice firma l'introduzione del compendium, quello che ha fatto vedere Giuseppe, ma noi prima non la conoscevamo, prima di questa operazione. Lei hanno apprezzato talmente tanto questa che alla fine si è rivelata essere la più grande campagna di beneficenza mai organizzata dal fumetto italiano, e devo dire che a me la cosa che ad oggi mi emoziona di più è stata che voler coinvolgere questi autori, cioè partire dall'idea che ha avuto Stefano Piccoli, ma l'idea del titolo, per esempio, era di Daniele Bonomo, di Good, l'idea, cioè è stato proprio, ecco, vi posso dire, proprio l'ennesima potenza di quel discorso che facevamo prima di collaborare tutti insieme per realizzare qualcosa. E se vedete, oggi se lo risfogliate, io resto sconvolto da quanto ogni autore ha collaborato in quel momento in uno stato d'animo negativo per tutti, perché era il momento peggiore del lockdown, in cui non sapevi se continuavi a lavorare. In più noi chiedevamo una cosa gratis, quindi noi, io vi dico la verità, ci aspettavamo anche che qualche lavoro sarebbe arrivato tirato via, no? Ma non perché magari l'autore era stronzo, ma perché magari aveva i suoi problemi. Cioè, in pandemia anche lui, Esatto, e invece se lo sfogliate oggi, cioè c'è una rappresentanza così viva e così bella di talenti, tutti insieme,
che da una parte restituisce un'immagine del fumetto italiano bellissima, secondo me, perché comunque eterogenea, piena di stili, piena di talenti, di gusto, freschi, no? Dall'altra vedi anche quanto hanno dato, perché nessuno ha tirato via la sua tavola, sono tutte bellissime, poi ognuno ci avrà le sue preferite, eh? Però cavolo, si sono messi tutti lì a fare questa cosa insieme, ed è una di quelle cose in cui poi magari ti guardi indietro e dici ok, sono contento di aver partecipato a questa cosa, e non sai quanto mi fa contento vedere che insomma ce l'avete. No, aver partecipato, in quel momento lì, aver partecipato a questa cosa, ti dico personalmente, ti faceva sentire utile in un momento in cui tu stavi alla finestra a vedere che il mondo andava a rotoli. Per cui in quel momento lì avere quella... aver dato quel contributo che era simbolico per noi lettori, ma non tanto per avere l'oggetto in sé, proprio per dire dai, ho fatto qualcosa, nel mio piccolo ho potuto fare in modo che qualcuno facesse qualcosa anche a nome mio. Per cui ti dico, è stato... ne parlavo prima, fuori, prima della diretta con Giovanni, durante quei mesi sono state poche le cose che ricordi quasi con nostalgia a distanza di 9 mesi. E sono i corti di Michela Propaganda che mi teneva sano di mente, le strisce quotidiane di Leo e poi questo volume, sicuramente. Cioè io le metto davvero tra quelle cose che in quel periodo lì salvo, perché mi ha mantenuto sano di mente insieme al fatto di stare comunque in casa con la famiglia in cui ci si vuole, cioè la famiglia in cui si sta bene. Per cui lo star forti insieme è stato, assieme a quegli elementi lì, una delle cose che effettivamente di cui avremo forse nostalgia un giorno. Io aggiungo solo una cosa, che è stato un premio giustamente, diciamo un volume giustamente premiato anche al Boscarato dal 2020, con il premio Boscarato al Treviso Comic Book Festival insieme a Pangolino, e che io personalmente, quando ho dovuto pensare ai fumetti che rappresentassero il 2020, mi è venuto naturale, dovevamo pensare anche alla menzione d'onore, ho detto per me come Vite Distanti, per il semplice fatto che per me il 2020 è stato anche quello, è stato l'anno poi in cui ci sono stati dei mesi in cui tanti fumettisti hanno deciso mettiamo dei fumetti gratuitamente online, è stato però diciamo un'opera preziosa che riuscisse a riunire così tanti talenti del fumetto italiano in un unico volume, io credo che nessuno probabilmente se ci avesse pensato nel 2019 dice ma secondo te è possibile? Forse è più possibile Zagor Flash e non un volume come questo, insomma la prima tavola di Gipi e in mezzo ci sono c'è tutto il fumetto italiano, cioè non mi viene in mente un autore che avrei potuto volere, magari non c'è. Ora, probabilmente se ci penso, magari poi alla fine uno lo trova, però è una sorta di compendio del fumetto italiano del 2020, com'è. Poi, voglio dire, come tutti i volumi, magari è, diciamo, ci sono cose che uno diciamo, potrebbe aver voluto in un modo diverso, però poi appena giunti al compendium, appunto, 6 mesi dopo, mi sono trovato a pensare che effettivamente in qualche modo tante soluzioni narrative sono diventate un po' parte della quotidianità, cioè cercare la tavola dell'autore di Come Vite Distanti quotidianamente era effettivamente, come diceva Francesco, una compagnia, un modo per... diciamo per avere una novità all'interno della giornata, ecco, perché comunque erano un po' particolari effettivamente. Sì, era più simpatico del bollettino delle 6 di pomeriggio, ecco, diciamo così, ecco. Vediamola così. Va bene, dai, comunque detto questo io eviterei di intristirci ulteriormente, ma invece chiudiamo con l'ultimissima domanda al volo, direi, su progetti per il futuro. Che mangiamo stasera? Anche quello è un progetto per il futuro. Perfetto. Vai. I progetti per il futuro o per la cena? Mi sono perso. Che dobbiamo fare? Entrambi. Allora, io ho cenato, quindi era tranquillo. Allora, progetti per il futuro? Non lo so.
cioè non lo so, domani so che ho 200 gol per tutte le cose che dobbiamo fare con Mauro, no? E ci stanno le tavole, sicuramente dobbiamo finire Flash e Zagoro, quindi sicuramente dobbiamo stare su quello. E... dobbiamo mandare tavole di sceneggiatura. Dobbiamo mandare tavole a Davide, che dobbiamo andare a chiudere, e ci abbiamo... ti posso dire Dragonero, sicuramente domani ci sarà Dragonero serie animata nel nostro futuro. Siete talmente presi dai progetti che state seguendo che sono progetti anche per il futuro, effettivamente. No, è che sono progetti lunghi, non finiscono subito, quindi non ti so dire che dire. No, allora, sicuramente le cose grosse che sono quelle che abbiamo già annunciato, quelle che non possiamo dire saranno delle belle sorprese, abbiamo delle sorprese per il è lì che volevo arrivare. Ma non, è difficile farti un annuncio perché non ovviamente, perché non sai che succede nel mondo, quindi aspettiamo un attimo. Aspettiamo un attimo, sicuramente il Flash e Zagor sarà una cosa importante che, dell'anno prossimo. Sì. C'è ancora un po' di lavoro da fare, quindi il futuro è quello. Esatto, ma soprattutto se vi siete divertiti con queste 20 pagine, aspettate di vedere quello che fanno Davide. Già un po', è stato fatto, ma ce n'è ancora un po' da fare. C'è un po', ma c'è della roba fichissima là dentro, vi divertirete come matti, se vi sono piaciute queste prime 20 tavole, siamo sicuri che insomma... se abbiamo convinto con queste, vedrete poi ci sarà tanta roba. E continuiamo avanti, sicuramente. Invece, infine, abbiamo, per fare un po' di anticipazioni, allora, il numero che deve uscire adesso è disegnato da Fernando Proietti e Andrea Olimpieri, e, quindi continuiamo, come abbiamo fatto col numero 5, a lanciare dei giovani talenti mostruosi. Di dove nel 5 che avete appena letto c'è il talento enorme di Francesca Ciriegia insieme a quello di Alessandro Giordano. Nel 6 doppietta Proietti Olimpieri. Nel 7, di cui abbiamo fatto, si è già vista la copertina di Cecotti, anche quella incredibile, ci abbiamo un esordio assoluto che è Emanuele Contarini e insieme a lui Bruno Carrucciari. Per un numero che si intitolerà, come possiamo anche dire, hanno tutti paura o non hanno tutti paura, una cosa del genere, è abbastanza inquietante, succederà una cosa molto strana. Poi nel numero 8, un numero tutto di Bruno Cannucciari, che è lì veramente arriviamo a un punto del confine, che è il numero 9, signori, il ritorno del maestro Carlo Ambrosini. E poi ci sarà il ritorno di Palumbo sul confine. Numero 10, scusate, Silvia Califano. Silvia, che è al lavoro. Il grande ritorno di Silvia Califano. Numero 11, ritorna Giuseppone. E siamo al 2022. Esatto. Quindi, che vuoi di più? Allora, a posto. Quindi, Dragonero, vi possiamo dire che domani siamo in consegna con l'episodio 15 della versione avanzata, quindi... Dragonero sarà una cosa... Dragonero è animazione, quindi magari è un po'... Ma quando arriverà sarà una... Lì sappiamo che la piattaforma è quella Rai, quindi non vi chiedo nulla che faccia arrabbiare gli avvocati. No, no, beh, quello si sa. Okay. Ma vedrete quello che arriverà. Dragonero... Abbiamo un periodo di uscita? No. Di che cosa? Di Dragonero. No, è ancora troppo presto. Okay. Sappiamo il broadcaster, è Rai, è tranquilla come cosa. Sì, ma infatti è troppo presto. Ok. Va bene, il numero di puntate 24. Eh? Il numero di puntate non meno di 15. Quanto è il numero di puntate standard di una serie animata? Vediamo se oggi vi interrogo. Lo sappiamo tutti, noi siamo animatori nati. Quello giapponese. Non meno di 15. Non meno di 15. Più o meno di 15. La serie è sceneggiata da Giovanni Federico Rossedrighi, ha sceneggiato la serie e il sottoscritto. Abbiamo sceneggiato gli episodi in tre, tutto su soggetti di Enoch e Bietti. Vi dicevamo quella cosa che la Bonelli ci tiene tantissimo a rispettare gli autori e le property, per cui, ma non solo Enoch e Bietti firmano i soggetti, ma hanno lavorato a stretto contatto. Cioè, vi devo dire che è stato veramente strano lavorare con Enoch e Vietti, ma uno strano, cioè strano nel senso di positivo, bello, perché Enoch e Vietti portano avanti questa saga ormai da anni e sono autori rodatissimi, ed è bellissimo vedere come loro sono una coppia a tutti gli effetti d'autore, no? Un po' come nel nostro piccolo siamo io e Giovanni, e quindi rivedere le nostre idiosincrasie
all'ennesima potenza con Enoch e Vietti, perché comunque loro sono rodatissimi, allenatissimi da anno, e allora capire chi è quello un po' più su quell'aspetto, chi quello su quell'altro, però vedere il grande amore che li lega a quei personaggi, dando allo stesso tempo grande libertà agli autori con cui lavorano, perché comunque Enoch e Vietti non ci hanno mai trattato come degli ospiti, ok, ma sempre come parte di uno staff integrato. Cioè lavorare con loro fin dalla prima riunione, cioè noi all'inizio, sai, pensavamo, io speriamo che vada bene, perché comunque stiamo toccando dei personaggi che loro hanno inventato, hanno portato avanti e magari potrebbero... Hanno portato al successo, non è che è un personaggio piccolo, Drago Nero, ok? Cioè, sei comunque a casa loro. Meglio non... O magari non c'è comunque nella... sentendo voi, poi Luca e Stefano sono stati i primi ospiti di questa rubrica che seguiamo con Giuseppe, e molte delle cose che raccontate voi le abbiamo sentite raccontate da loro, che si trovano anche loro a condividere il talento per un progetto comune, e abbiamo visto che effettivamente le sinergie che di cui parlava loro le abbiamo viste in maniera abbastanza chiara anche questa sera. Cioè loro dicevano che quando c'è qualcosa che l'altro non gradisce, semplicemente non lo fanno, quindi non c'è la discussione perché si arrivi a una mediazione, semplicemente rispetto della voce dell'altro è talmente tanta che un no dell'altra persona conta come no di entrambi, praticamente. Assolutamente. No, è figo quando è. Poi io e Mauro sui no abbiamo una gestione tutta nostra, ma perché siamo insieme nella provincia romana, quindi il no devi stare attento quando lo dici, però quello è carattere. Perché il primo istinto è te parto de capoccia. Cioè, nel senso no, che no... Infatti, ma anche perché Mauro ha una presenza che comunque ti spinge, è convincente effettivamente. Ma Giovanni ha fatto 14 anni di Kung Fu, cioè, okay. No, la cosa divertente è questa. Quando lavoro con Nero... No, non è menare Mauro. No, dobbiamo incontrarci, mi piacerebbe vedervi all'opera. All'opera, nel senso... Nel senso... Di lotta. Esatto. No, ormai sono arrugginitissimo, purtroppo, una volta. Ragazzi, una volta. Scusate, ma io dopo aver fatto i campeggi in fine settimana... Oddio, ma che cazzo non devi... Andando a dormire in montagna con Giovanni e altri, e vederlo, signori, non sto scherzando, vederlo spaccare i rami per la legna del fuoco con dei calci volanti, così, cioè... quel momento in poi non posso di altro, cioè ricordo che quando andiamo in montagna e bisogna fare la legna per la notte, l'Italia con dei calci, cioè, il vostro prossimo fumetto sarà autobiografico, sono sicuro, eh. Guarda, c'è tanta di quella roba che è finita nel confine, c'è una cosa che nell'ultimo letto, c'è proprio una cosa che facevamo da ragazzini. Tu l'hai letto il 5, l'avete letto il volume 5? Sì, sì. Mi chiedo seriamente della fattura, sarà. No, avete visto quella questione delle bottiglie che loro fanno le feste, ma invitano tante persone e lasciano accettare. Sì, è scritto nell'articolo di fondo. Le bottiglie nascoste, non portate a casa, ma nascoste delle per feste. Strada, nei posti che poi le vai a riprendere e le lasci lì aperte, è vero, cioè lo facevamo. Ma come facevi a 15 anni a riportare a casa le casse d'alcolici delle feste? Casse grosse, proprio bottiglie per 30-35 persone, non te le potevi riportare a casa. Non c'avevi il modo, non le sapevi. Quindi c'avevi dei posti per strada in cui infrattavi le bottiglie e poi le andavi a prendere. Quindi se c'è qualche 15enne in ascolto... queste cose non si fanno perché l'alcol... No. Noi in gita scolastica non avevamo una delle stanze dei nostri compagni che aveva la soffitta. Hai vinto una soffitta, hai vinto, sei il signore, insomma. Era un valore aggiunto che noi non avevamo. Sei un signore proprio. Sì, una roba, ve ne diciamo una che non potevamo scrivere negli extra, che è quella della roccia sballata. Allora, hai visto, loro parlano della roccia sballata. Sì. Quella è una cosa che noi abbiamo trasformato in maniera narrativa
ma che viene, perché io e Giovanni veniamo da due paesini fuori Roma, no? Della campagna romana, quindi abbiamo vissuto tutta l'esperienza del paese, la viviamo tuttora, ed è il motivo per cui il confine è ambientato in un paese. Voi dovete sapere che noi abitiamo nelle campagne intorno a Castel Gandolfo. Il lago di Castel Gandolfo c'è in una zona che sta nella parte dei boschi, una parte dove c'è una fuoriuscita dal terreno di semplicissima anidride carbonica da due rocce, ok? Quando hai 14 anni e scopri questa cosa, scopri che se tu ti metti con la faccia lì davanti, poi ti tiri su e c'hai una sensazione tipo di... Gira la testa! Ok, gira la testa. Quella cosa lì, ancora oggi noi ci rendiamo conto, noi oggi abbiamo 40 anni e le sentiamo dire dai ragazzini del posto, quella ancora oggi viene chiamata la roccia fattona, ok, da queste parti. Allora noi, per chi non è di Roma, è la roccia dopo che ti sei fumato qualcosa, sì, capito? Sei fatto. Quindi quando dovevamo immaginare che cosa facessero questi ragazzini durante le feste, abbiamo preso quel concetto di roccia fattona che avevamo qui e l'abbiamo però declinata nella maniera inquietante di una cosa narrativa molto importante del confine, che è quello che succede quando loro invece mettono la faccia in quella roccia lì. Ma alle origini di questa storia narrativa c'è una parte biografica, perché da ragazzini, quando a 13-14 anni scoprivi quella cosa, anche tu andavi lì e gli mettevi la faccia dentro. Quindi quella dinamica poi l'abbiamo reinserita nella storia. È pieno di roba autobiografica il confine. Il confine c'ha tanta roba autobiografica dentro. Che forse non è il caso, cioè nel senso butta un attimo un'ombra un po' oscura, però... anche perché comunque, se leggi solo il confine non ci conosci. Capito. Cioè uno dice, avranno avuto una vita un po' particolare, un po' un thriller, un mystery. Vabbè. Comunque scusate, no, c'è un commento di Paolo che ci tengo a riportare, l'ultimo. Dice, recensioni sempre positive a Giovanni, immagino sia legato al fatto che dopo aver saputo che le arti marziali, dice giustamente Paolo, che è un nostro collega dello Spazio Bianco, dice facciamo le recensioni positive, altrimenti non sappiamo che cosa ci capita. Comunque c'era Davide che però non aveva risposto alla domanda su che cosa farà nel futuro. Zagor. Ho detto che ci sono ancora un po' di tavole da fare, quindi questo, il futuro è questo. Poi non lo so, nel senso, poi ci sono un po' di altre cose in ballo, però è ancora tanto presto per pianificare. Purtroppo noi disegnatori che lavoriamo così, è difficile lavorare su più progetti insieme, quindi è più complicato anche dal punto di vista proprio strutturale di gestire più cose, perché almeno io quando disegno, se dovessi fare due cose contemporaneamente non sarebbe così facile, devo prendere comunque un periodo di immersione nel progetto per entrare nel mood del progetto, quindi è difficile saltare da varie tavole. Si fa, perché ogni tanto capitano magari più lavori insieme, però in questo momento mi sto dedicando a Fresh Zagor e continuo a fare questa cosa qua, perché necessita anche un bel po' di attenzione, insomma, di cura e attenzione. E poi, non lo so, nel futuro ci sono un po' di cose, ma non sono ancora... sono là, nel senso, se ne riparlerà quando arriveremo vicino, insomma. Ok, io direi potremmo arrivare alle altre ore, ma forse ci fermiamo prima, ve lo dico. C'è gente che mi andare a dormire, c'è chi ha giustamente diritto a cena. Cenare, ecco, direi. È arrivato il momento dei ringraziamenti assoluti per la vostra disponibilità, insomma, cortesia, gentilezza, professionalità. Continuerò per un'ora e mezza. E ringraziamo sempre di Giovanni. Tra l'altro abbiamo un altro commento di Paolo, scusami Francesco, Paolo oggi ma appunto che ha detto Paolo? Dice giustamente, se no ci mena. Quindi bravissimo Giovanni, Giovanni professionalissimo, per cui ringraziamo loro, ringraziamo la capitrice
e anche Luana e Giovanni che fanno sempre da ponte con i nostri ospiti. Il nostro super ufficio sempre... stampa. Assolutamente. Poi no, assolutamente. Detto questo, ci auguriamo di rivederci, tanto prima o poi questo fumetto uscirà e quindi avremo modo di riparlarne dopo averlo letto anche noi, ecco. Quindi detto questo, grazie ancora, ci rivediamo grazie presto, salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori. Grazie ragazzi, grazie. Grazie davvero. Buonasera a tutti. Ciao Mauro. Ciao Giovanni, ciao Davide, Giuseppe. Bene, io direi a questo punto noi in genere ci riserviamo questo piccolo spazio per le uscite Bonelli in chiusura. Io direi che avendo sfiorato due ore e mezza, sì, direi diventa così rapimento. Giusto il momento del commiato per segnalarne un paio a testa. Io volevo solo segnalare l'uscita, visto che stavamo parlando di tante uscite a colori del terzo volume dei racconti di domani di Tiziano Sclavi, disegnato in maniera incredibile da Giorgio Pontrelli, soprattutto con dei colori, con un lavoro concettuale sulla colorazione, visto che appunto stavamo parlando dei colori. Un lavoro straordinario da parte di Sergio Algozzino, si è riformato questo team creativo tra Giorgio Pontrelli e Sergio Algozzino, che aveva già realizzato un Color Fest, lo Scotibare, e qui lo troviamo al servizio di questi 10 episodi puramente sclaviani sugli incubi esistenziali, in cui sostanzialmente di Landog c'è molto poco, ma diciamo lo stile è quello sclaviano, ma allo stesso tempo c'è tanto di Landog, quella è la cosa che sorprende. Esatto, non c'è fisicamente ma c'è sì, esatto. Vai tu. Chiudo, continuo la saga di Drago Nero Ribelle, nuovo numero uscito pochi giorni fa, giusto il 9 gennaio, e ci si addentra sempre di più in quelle che sono le dinamiche della ribellione e soprattutto diciamo i rapporti che si sta molto curando il lato diciamo politico delle alleanze che si stringono nell'ambito della ribellione, e c'è un evento che sicuramente avrà delle ripercussioni sugli eventi futuri. Quindi un altro ottimo albo di Drago Nero, questo per la scrittura diretta credo sia di Vieri. E anche sì, qua c'è la collaborazione di Fabio Babic, Fabrizio Galliccia ed Emanuele Gizzi per i disegni. Anche qua si opta per un lavoro corale per diciamo rappresentare le varie anime, i vari momenti del racconto. Direi che a questo punto forse possiamo... Spendiamo. Davvero, la prossima volta promettiamo di essere molto molto più brevi. Assolutamente. Grazie a tutti davvero per chi ci ha seguito, per chi ci guarderà nei prossimi giorni in futuro, perché comunque questo video rimarrà comunque sulle pagine dello Spazio Bianco, e ci si rivede tra un mese. Ciao a tutti. Arrivederci e buona serata.